mio professore diceva sempre: la vita è come una scatola di Pantone. Non sai mai con quale iniziare. Mi piace essere svegliata con la canzone giusta. Ascoltare una musica, chiudere gli occhi e immaginare una coreografia. Buongiorno, sono Alessandro Guariento, docente in progettazione multimediale presso l'ISIE di Pescara. Gli stralci di video appena visti sono parte di esercitazioni fatte dagli studenti durante il mio corso. Il corso, infatti, prevede un'alfabetizzazione all'audiovisivo che fa del videomaking il suo asset principale. Durante il corso si tratteranno temi di produzione e post-produzione audiovisiva, ma non mancherà una parte dedicata alla struttura narrativa. L'ultima parte del corso, invece, prevede l'inserimento di questi elaborati all'interno di contesti più ampi, contesti museali, progettazione di eventi promozionali. Addirittura nel 2018, attraverso alcune codocenze, quindi un lavoro sviluppato su tre corsi, si è lavorato per la promozione di un evento musicale, l'Indie Rocket Festival, elaborando un percorso di gamification. Dobbiamo riuscire a scoprire cosa si nasconde tra le vie della città. Io vi indicherò la strada. Si è pensato ad una caccia al tesoro multimediale dove i partecipanti sono stati invitati a visitare la città di Pescara per rintracciare marker, locandine ed altri elaborati fisici che attivassero sul loro smartphone dei video. Questi video erano alcuni degli elementi narrativi che permettevano sia lo sviluppo della narrazione di una storia, dentro la quale erano inseriti i partecipanti, ma furono anche il mezzo per presentare quiz o prove che ogni partecipante doveva superare. Buonasera Pescara. Pensavate me ne sarei stato buono a guardarvi rompere le uova nel paniere? I video furono funzionali ad una strategia di comunicazione e quindi concepiti e realizzati per essere inseriti in un contesto narrativo quale rappresentavano solo singoli ma indispensabili mattoncini. Spero di lavorare presto con voi. Buona giornata.
Buongiorno, sono Stefano Schirato e sono un fotografo freelance, collaboro con diverse riviste italiane ed estere e insegno fotogiornalismo e storytelling. Il corso di Fotografia 1 è stato concepito come un percorso rivolto a tutti coloro che vogliono, o per esigenza o per curiosità, approcciarsi al mondo della fotografia, potendone assaporare da subito tutti gli aspetti più essenziali. Non si parlerà soltanto della storia della fotografia, si lavorerà sicuramente sulla tecnica, sui linguaggi, ma soprattutto impareremo a raccontare delle storie, anche con le fotografie di still life e di prodotto. Faremo due uscite pratiche di gruppo, che sono fondamentali per la crescita tecnica individuale e per comprendere bene i concetti teorici che abbiamo trattato. L'obiettivo è quello di formare gli allievi ad una corretta idea di fotografia e contemporaneamente fornire loro la conoscenza di tutte le funzionalità tecniche che sono necessarie per la padronanza della macchina fotografica. Vi aspettiamo e sono convinto che faremo dei bei lavori assieme. Buongiorno, sono Carlo Di Pascasio, docente di innovazione tecnologica dal 1994 all'ISIA di Roma e dal 2009 all'ISIA di Pescara. L'innovazione tecnologica, come dice la parola stessa, va alla ricerca del nuovo in termini di nuovi tipi di prodotti, sia materiali che virtuali, e il corso si svolge attraverso una serie di lezioni frontali, propone fondamentalmente un titolo, per l'anno in corso a Pescara il titolo è Food Design, progetti del cibo e per il cibo. All'interno del titolo il corso propone dei temi di ricerca che gli studenti svolgono in gruppo. Dall'esame e dall'analisi dei temi di ricerca si possono ricavare le prime indicazioni per il concept di progetto individuale o di gruppo, gruppi al massimo di 3 persone. Nello svolgimento del corso e dell'anno avviene la realizzazione del concept prescelto e la sua comunicazione costituisce l'esame finale. Evidentemente tutto ciò è basato sulle conoscenze acquisite negli anni precedenti dagli studenti e contemporaneamente in quelle che il corso offre come spiegazione chiara, spero, del significato della parola, dei progetti fatti negli anni precedenti, di temi generali come ibrido, da alien ai giorni nostri, diciamo così, con la spiegazione del concetto di ibrido, ed altre lezioni. Credo che per essere più chiaro sia meglio e sia più utile che vi faccia vedere alcuni progetti redatti durante gli anni di corso, in particolare alcuni progetti che sono stati premiati con riconoscimento in concorsi nazionali e internazionali. Il primo progetto che vi voglio presentare è Carta Storie, degli studenti Gallo, D'Onofrio, Pizzuti. Carta Storie ha preso una menzione della giuria alla Targa Bonetto del 2018. Si tratta di un gioco di carte, un gioco da tavolo, basato sulla fantasia e sulle modalità di gioco che adesso vediamo. Qui sono i componenti, le varie tipologie di carte, e questa è la cosa più importante.
cioè il fatto che le varie carte si collegano secondo il bordo dello stesso colore, per esempio rosso con rosso, giallo con giallo, per formare una storia basata sull'interpretazione delle varie icone che sono rappresentate. Ci sono delle carte speciali, c'è un esempio di gioco che è questo, dove la frase che si vuole rappresentare, vedete che sono uniti i lati verdi con i lati verdi, gialli con i gialli, stavo mangiando un lecca lecca quando un lampo annunciò la pioggia. Vedete le icone corrispondenti che sono state unificate. Qui si va avanti. Lo scopo finale è quello di esaurire tutte le carte che si posizionano sul tavolo. Qui c'è tutta la storia che state vedendo. Ci sono delle carte bianche sulle quali si possono aggiungere dei pittogrammi, delle icone, secondo la volontà dei giocatori. Team Mark, progettato da Pietro Fedele, ha ottenuto il secondo premio al Samsung Young Design Award del 2012 ed è uno spray digitale dedicato ai right che vogliono avere un comportamento corretto e disegnare solo momentaneamente i loro graffiti sulle pareti, sui muri della città o sui mezzi di trasporto. Dimark è composto da un microproiettore e sul suo corpo ha un display sul quale si possono effettuare diverse funzioni, oltre che fisicamente digitare e rappresentare quello che è il contenuto dei nostri graffiti. Qui vedete rappresentate le opzioni che stanno sul display digitale, cioè la decisione di voler fare una linea, di voler inserire un effetto o anche di inviare le immagini a un sito web, o anche di salvare le immagini che si sono prodotte. Vi faccio vedere un'ultima immagine in cui c'è la versione definitiva. Le immagini di prima erano quelle relative al progetto come fu presentato nell'ambito del corso e questa invece è la versione definitiva, quella con cui ci siamo presentati al Samsung Young Design Award. Vedete che si è modificato, ha assunto un aspetto più tecnologico, diciamo così, ma ha mantenuto il suo aspetto finale di bomboletta spray. Degli studenti Ludovica Schiavone, Sibilla Pannucci e Sebastian Vocale ha ottenuto il terzo premio alla targa Bonetto del 2016. Virtual Drone è un drone subacqueo, cioè al contrario di quelli che conosciamo terrestri che fanno le riprese aeree, Virtual Drone agisce in ambiente marino. Dedicato sia ai pescatori ma anche ai ricercatori come gli archeologi subacquei o anche agli studenti con come possibilità di fare delle riprese, di spedirle via cordless, via Bluetooth e di riceverle sugli schermi per esempio di classe. L'ispirazione alla manta, questo è quello che è esistente e questo è Virtual Drone. Partendo da questi schizzi concettuali, si è tentato di avere un oggetto qui rappresentato che fosse ispirato all'ambiente marino, nel caso particolare alla manta, ma avesse poi tutte le caratteristiche di un oggetto navigabile, di un piccolo sommergibile in pratica. Qui ci sono degli schemi di disegno tecnico. Questa è la scocca aperta, è chiaro che all'interno di drone c'è tutta una componentistica, una tecnologia che gli permette di fare quello che fa. Vedete che in alto c'è la telecamerina che è movimentabile anche da remoto. Questo è quello che c'è all'interno, cioè quello che gli permette di fare quello che fa. Questo è Virtual Drone nell'ambiente marino. Vedete che il materiale di cui è fatto è riflettente,
per essere il più possibile confondibile e non avere un aspetto troppo estraneo all'ambiente in cui opera. Questo è il sistema, vedete c'è il virtual drone, c'è una ricarica delle batterie galleggiante a cui il virtual drone si può dirigere nei momenti in cui sta per perdere la carica. Il pescatore può vedere direttamente quello che sta succedendo intorno alla sua rete. La ricerca archeologica può ispezionare i fondali senza doversi direttamente immergere, controllandolo appunto in remoto e avendo il feedback sul computer o sul cellulare. La scolaresca può assistere in diretta a quello che avviene all'interno del mare. A seguire Salvo, che è un kit di primo soccorso in ambiente marino. Il progetto è stato redatto da Valeria Marchionne e ha avuto la menzione della giuria nella targa Bonetto del 2017. Al brief, che è la premessa del progetto, segue la descrizione del contesto, le parole chiave, una breve analisi, le norme che sottostanno alla predisposizione delle cassette di pronto soccorso, cioè il necessario contenuto nel kit. I simboli usati sono quelli classici della medicina, dalla mezzaluna rossa alla croce verde e alla croce rossa. Quello che esiste è il progetto. Il progetto che è esattamente studiato attraverso degli schizzi iniziali, con la decisione di poter essere indossabile dal soccorritore, di essere predisposto per essere poggiato a terra sulla spiaggia e per essere appunto trasportato facilmente. Questo è il prototipo che è stato eseguito. La metafora è quella del granchio che porta il suo guscio sulle spalle. Lo scenario è quello che succede e Salvo come prototipo definitivo, appeso sotto l'ombrellone del bagnino, poggiato sulla spiaggia, nei suoi componenti, aperto e poggiato sulla spiaggia con tutti i necessari elementi posti bene in evidenza e pensati pure per seguire uno schema di colore che renda più facile le eventuali istruzioni contenute nel libricino. Vedete, il verde indica per esempio forbici, pinzette e quant'altro per manipolare i vari elementi, l'arancione le garze e l'azzurro i vari disinfettanti o il ghiaccio. Dalle specifiche tecniche è possibile vedere le dimensioni di Salvo e come sia fustellato e aperto. Eccoci qua, è terminato. Sono una serie di immagini. Le modalità di trasporto, e così Salvo è stato descritto nella maniera più adeguata. Ciao, sono Leo Margiotti, docente di Computer Grafica 1. Il mio corso ha come obiettivo quello di esplorare e insegnare agli studenti il fantastico mondo di Adobe, Adobe Creative Suite. Impareremo gli strumenti e i tools dei programmi come Illustrator, Photoshop e InDesign per portarvi a un percorso di apprendimento degli strumenti di grafica
professionale. Il mio corso sarà sviluppato in due moduli, un modulo pratico dove faremo delle esercitazioni pratiche dei software e un percorso teorico per capire e conoscere le regole che un buon designer deve adottare per la progettazione grafica 2D. Io vi aspetto, iscrivetevi. Ciao ragazzi, sono Antonella Perrucci e mi occupo della seconda parte del corso di Economia per i Servizi Culturali. Questo è un insegnamento che viene erogato al secondo anno del biennio ed è utile per fornire, analizzare e gestire le componenti economiche del design, dei beni culturali e dei beni artistici. Quindi insieme esamineremo gli aspetti economici del design attraverso le componenti e le categorie tipiche dell'economia, che per citarne alcune sono la quantità, il prezzo, la domanda, l'offerta e la qualità dei beni. Quello che noi vogliamo è fornire a voi, i designer del futuro, le competenze gestionali, anche imprenditoriali, manageriali, studiando il mercato dei beni del design. Questo lo faremo attraverso un approccio teorico e attraverso un approccio più pratico, anche per dare un taglio più dinamico al corso. Quindi analizzeremo dei casi studio. Per qualunque domanda, curiosità, approfondimento, vi prego di scrivermi. La mia mail è aperrucci@easyadesign.pe.it. Noi siamo qui per voi e vi aspettiamo. Grazie a tutti. Ciao ragazzi, vi leggo alcuni suggerimenti che Alessandro Mendini, un rivoluzionario del design, pubblicava nella sua famosa lettera indirizzata proprio ad un ipotetico giovane designer, ad ognuno di voi. Se fossi un designer molto giovane, cercherei una mappa di riferimento al mio operare, non pensando alle tecnologie di oggi, forme dell'industrial design, o alla fortuna mercantile del mio lavoro appena avviato. Penserei piuttosto a Giotto, o a Kierkegaard, al ventre materno, o al kitsch, a Singapore o all'Islam, al vento o alla miniaturizzazione, agli artisti o ai disperati, alla religione o all'incomunicabilità. Se dovessi sintetizzare in una parola il design italiano, utilizzerei la parola leggerezza. La leggerezza per me si associa con la precisione e la determinazione, non con la vaghezza e l'abbandono al caso. Così scriveva Calvino nella prima delle sue lezioni americane. E proprio della stessa leggerezza sembra intrisa la storia del design italiano, la storia di un modo di progettare talmente unico da farsi icona e divenire il simbolo di eccellenza e qualità più conosciuto e apprezzato al mondo, il Made in Italy. Ma com'è stato possibile che l'Italia, un paese che già alla fine dell'Ottocento risultava industrialmente arretrato, un paese nel secolo successivo lacerato dai bombardamenti dei due conflitti mondiali, sia stato l'artefice del più esaltante, appassionante, oltre che imitato senso estetico industriale contemporaneo? La costante ispirazione all'arte. Ogni protagonista del design italiano deve la meraviglia e la fortuna del proprio lavoro a riflessioni che traggono direttamente o indirettamente ispirazione dalla storia dell'arte. I loro oggetti compaiono oggi nelle più esclusive collezioni private, accanto a dipinti e sculture. Studiare la storia del design italiano, in definitiva, è un altro modo per comprendere la bellezza. È parola di Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo.
A presto. Thank you.
Buongiorno alla professoressa Lucia Zappacosta. Buongiorno. La professoressa è docente presso l'ISIA di Pescara, nel corso, del biennio specialistico in multimedia design, di, design degli eventi. Allora, la prima domanda che io voglio rivolgere alla professoressa Zappacosta è questa: quali sono gli obiettivi di questo corso, di design degli eventi? Si chiama proprio così. Allora, sì, diciamo che gli eventi oggigiorno sono uno strumento sempre più utilizzato sia dalle imprese che dalle istituzioni e stanno diventando una parte, una componente fondamentale di qualunque piano marketing. C'è una grande moltiplicazione di format, è un ricorso sempre più diffuso alle tecnologie digitali per realizzare eventi che hanno bisogno, diciamo, come obiettivi primari quello di sviluppare delle capacità organizzative, ma anche competenze in ambito di comunicazione e di progettazione. A questo noi affianchiamo anche la realizzazione di eventi concreti, di modo che gli studenti possano effettivamente lavorare ad un evento non solo nella sua organizzazione teorica, ma anche nella sua attuazione pratica. Il corso poi fornisce una metodologia, quindi articolata, per una progettazione completa di un evento inteso come fatto unitario e complesso, finalizzato a comunicare in forme e modalità diverse in relazione alle necessità del committente e ai budget disponibili. Quindi in classe quello che facciamo è studiare casistiche di eventi che hanno interessato gli studenti o che sono interessanti nel momento storico in cui ci troviamo. Per poi effettivamente passare allo studio e alla ideazione di un evento concreto, sia questo all'interno del nostro istituto, dell'ISIA, sia in altri casi abbiamo anche lavorato all'esterno della nostra scuola. Professoressa, ma le chiedo questo. Quindi i ragazzi, gli studenti realizzano degli eventi, li studiano e che cosa utilizzano a livello tecnologico, di tecnologie proprio multimediali per realizzare questi eventi? Allora, sì, questo corso tiene in grande considerazione l'ambiente digitale, sia come terreno comunicativo a supporto e in sinergia con la progettazione di un evento fisico, sia proprio come un ambiente di sviluppo per eventi a sé, di eventi interamente virtuali, innovativi, interattivi e multimediali. Quello che cerchiamo di pensare con gli studenti dell'ISIA, che sono studenti in design, sono proprio delle strategie multimediali che possano coinvolgere il pubblico divertendolo, incuriosendolo, facendo in modo che le persone siano effettivamente spinte ad uscire di casa per venire a partecipare a un evento che noi organizziamo come esercitazione, come in alcuni casi proprio in collaborazione con dei professionisti in linea generale per dare delle coordinate a questi studenti nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro e decideranno, per esempio, di spendersi i lavori che hanno a che fare con la creazione di eventi. Quindi, avendo in grande considerazione la tecnologia, in questo senso prendiamo spunto da alcuni particolari eventi in cui vengono utilizzate tecnologie multimediali, come per esempio installazioni interattive. Abbiamo affrontato le tematiche del videomapping, le scenografie virtuali, gli ambienti immersivi e grazie anche alle disponibilità della scuola per gli studenti è possibile sperimentare l'utilizzo di sensori di prossimità, di sensori di variazione di calore, di tocco, di movimento, sia con Arduino, sia con le Kinect, sia con le touchboard, con i Makey Makey, e abbiamo lavorato anche ad interazione audio-video con alcune applicazioni multimediali. Professoressa, in questo momento storico, quindi di post-pandemia e lockdown, ha senso studiare design degli eventi? Allora, ha assolutamente senso studiare design degli eventi perché di sicuro questa emergenza ha accelerato la corsa agli eventi virtuali. In generale,
all'utilizzo del virtuale, di internet, della rete, strumenti che sono a nostra disposizione già da diversi anni, ma che, a cui abbiamo fatto ricorso in questo momento di lockdown in una maniera molto più ampia, sia sul posto di lavoro, pensiamo insomma a tutta il lavoro da casa, a distanza, ma anche nella formazione, nello studio, nelle scuole con la MAD, e anche negli eventi. Effettivamente la tendenza è esplosa, sicuramente per una necessità, ma che ha in realtà, appunto, come dicevo, delle radici più profonde. Questo significa che noi ci troviamo in un momento davvero pionieristico per gli eventi virtuali, perché in qualche modo li stiamo scoprendo ora, anche se esistevano già da diversi anni. Il tema non è tanto quello di sostituire gli eventi fisici con degli eventi virtuali, ma proprio creare, sfruttare questo formato virtuale per realizzare un'esperienza diversa che nel mondo fisico non sarebbe possibile. Con la tecnologia... Le avrei chiesto in effetti qual è la differenza che c'è anche di progettazione, di fruibilità tra eventi reali e virtuali, quindi, e se ha senso avere l'uno insieme all'altro o l'uno esclude l'altro. Allora, intanto noi abbiamo a disposizione delle tecnologie che ci permettono oggi di accompagnare i nostri ospiti in una esperienza digitale immersiva a 360 gradi, quindi li possiamo trasportare su un'astronave, su un pianeta lontano, in una foresta, semplicemente inserendoli in un ambiente immersivo, sia sviluppato fisicamente in presenza, sia utilizzando appunto dei mezzi lontani da una condivisione fisica degli spazi. Quindi diciamo che con i mezzi a nostra disposizione non ci sono limiti, tranne le attese che il pubblico ha. Quindi questa forma di cambiamento in ogni ambito chiaramente ha toccato anche il mondo degli eventi, cambiando quelle che possono essere le abitudini e i gusti dei fruitori degli eventi, e sarà sempre più così, perché ci abitueremo a fruire gli eventi in una maniera anche diversa. Non direi che l'uno esclude l'altro, e sicuramente non direi che l'uno ricalca l'altro. Credo che invece bisognerà pensare a contenuti diversi per ambiti diversi, in quello fisico, che richiederà sicuramente più concentrazione nel convincimento delle persone a uscire dalle loro case per venire fisicamente in un luogo, e dall'altro invece la creazione di contenuti che possano arricchire l'esperienza, che possano far sperimentare nuove esperienze. E sicuramente quello che mi viene da dire è che da questo nuovo modello sarà impossibile tornare indietro, e quindi sicuramente la rivoluzione degli eventi ormai è in marcia ed è inarrestabile. La ringrazio, professoressa. A questo punto vediamo che cosa ci riserva questo nuovo anno, e siamo pronti per sperimentare nuove tecniche. Va bene. Arrivederci, grazie. Grazie. Eccoci qui, buongiorno, ben trovata. Buongiorno a voi, mi vedete e mi sentite? Allora, ti sentiamo, io non riesco ancora a vederti, però forse perché stai presentando. La professoressa Iezzi, Eleonora, è una nostra new entry quest'anno, e tiene in realtà un corso di approfondimento sugli strumenti del multimedia design, quindi una serie di approfondimenti su software di montaggio video, ma anche di digitalizzazione.
La nostra Eleonora in realtà è in compagnia della sua classe, perché il sabato mattina, eccola qui, c'è un corso libero aperto a tutti gli studenti iscritti all'ISEA di Pescara, quindi senza costi aggiuntivi possono imparare queste nuove tecniche. E a questo punto ti lascio la parola, Eleonora, e a te per questa mezz'ora di approfondimento. Grazie, a dopo. Va benissimo, grazie a voi. Buongiorno a tutti. Come anticipato dalla professoressa Gresta, sono Eleonora Iezzi e sono la docente del corso in Multimedia Design. Il sabato mattina dalle 9 alle 13 teniamo una lezione aperta a tutti gli studenti dell'ISIA in cui andiamo ad indagare tutti gli aspetti del Multimedia Design. Siamo partiti dal modulo dedicato ai video, nello specifico al video editing e al video compositing. Abbiamo quindi indagato i due software padri di questa materia, di queste materie, Adobe After Effects ed Adobe Premiere. Nel corso dei mesi siamo poi arrivati all'impaginazione testi e quindi ci troviamo proprio oggi all'ultima lezione dedicata ad Adobe InDesign. Per quanto riguarda Adobe InDesign, abbiamo indagato sia l'impaginazione dei testi per la stampa, quindi con intento stampa, che l'impaginazione dei testi per creare un PDF interattivo. A proposito di interattività, proprio in questo momento stavamo realizzando un esercizio dedicato alle transizioni all'interno di un PDF interattivo. Vi faccio vedere, ecco, giro un po' l'iPad. Praticamente questo è il nostro schermo e noi lavoriamo, siete proprio all'interno della nostra classroom, qui su Classroom, dopodiché abbiamo le slide, spero che vediate pressoché tutto, dopodiché abbiamo le slide, all'interno di ogni slide vado a spiegare sia diciamo un'introduzione di una spiegazione teorica basata appunto sulla teoria, ad esempio nel caso del modulo dedicato ad Adobe After Effects, le prime lezioni sono state interamente dedicate allo studio del linguaggio cinematografico e allo studio dei principali stili di animazione. Dopodiché, nelle successive lezioni, abbiamo messo in pratica la parte teorica e questo è ciò che cerchiamo di fare fondamentalmente all'interno di ogni modulo. Come accennavo, quindi in ogni slide trattiamo sia la teoria che la pratica, andando proprio a mettere per iscritto tutti i passaggi. In tal caso, volendo attuare una dissolvenza, andremo su InDesign. Andiamo su InDesign perché questo è il nostro software di riferimento per queste giornate. Quindi InDesign, finestra, interattività, animazioni e andiamo a scegliere una dissolvenza in entrata. Interattività, animazione. Perfetto. In questo caso andiamo a realizzare un esercizio tutti insieme ed è un esercizio condiviso, ovvero nella Classroom di Google inserisco durante la lezione o a volte prima della lezione le immagini di testi sui quali vogliamo andare a lavorare. In tal modo gli studenti possono scaricare quelle determinate immagini e tutti insieme lavoriamo attorno ad un unico esercizio. Quindi siamo fisicamente in luoghi diversi, ma stiamo lavorando tutti sullo stesso oggetto e sullo stesso esercizio. In questo caso vogliamo attuare una transizione dallo scoiattolino in versione estiva allo scoiattolino in versione invernale. Scusate i vari cambi, cerco di farvi immedesimare il più possibile all'interno della nostra classe virtuale.
Eleonora, quindi ti faccio una domanda. Adesso quindi tu hai la tua classe collegata, ovviamente siamo da casa, quindi l'ho detto anche prima, sei a casa anche tu, sì. E hai la classe collegata e segui direttamente le operazioni che gli studenti stanno facendo sui loro PC sostanzialmente. Esattamente. Volevo chiederti se è possibile magari far vedere ai nostri futuri iscritti quel video curriculum che avete realizzato insieme in questo corso, che poi hai lasciato a loro. Non so se tu ce lo hai a portata di mano su questo PC o sull'altro, se ho fatto una domanda diciamo che forse può mettere in difficoltà, però io ho visto questo materiale e ho notato anche l'apprezzamento che i nostri studenti, i tuoi allievi, in effetti hanno avuto per questo mezzo web che oggi diventa fondamentale. Quindi non so se puoi spiegare questo passaggio che avete fatto sul video curriculum. Certo. Realizzato con cosa? Poi hai lasciato un modello, se non sbaglio. Sì, sì, assolutamente. Allora, diciamo, all'interno di ogni modulo andiamo a studiare la teoria, la pratica, quindi andiamo ad esercitarci con esercizi a volte meramente tecnici, davvero solo per capire come attuare quella transizione, come in questo caso il nostro amico scoiattolo che dalla versione estiva passerà alla versione invernale, ed è un esercizio puramente tecnico. Altre volte andiamo a realizzare un esercizio che ci sarà utile e che nel nostro futuro, ad esempio per quanto riguarda il modulo dei video, oltre a tanti esercizi tecnici abbiamo realizzato un video tutorial sull'utilizzo della Moca Bialetti ed anche un personale video curriculum. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo impersonato un vero e proprio team di videomaker. Ogni studente impersonava un ruolo, c'era il sound designer, il graphic designer, il copywriter, il regista, il videomaker, il type designer e altre figure che al momento mi sfuggono, comunque siamo stati una classe numerosa. Sì, erano diversi. Sì, una bella classe numerosa. Ognuno di noi abbiamo lavorato, ognuno di noi ricopriva un ruolo, ma al tempo stesso abbiamo lavorato in team durante le lezioni. Quindi abbiamo scadenzato la lezione in maniera molto netta. Quindi, ok, tra 10 minuti il sound designer deve darci la traccia audio, tra 10 minuti il graphic designer deve aver finito le icone. Così, al termine della lezione, ci abbiamo impiegato un sabato / un sabato e mezzo, quindi non è stata lunghissima come operazione. Voi il sabato fate lezione per 4 ore? 4 ore esattamente, con una piccola pausa tra le 11 e le 11:10, in modo tale da riprendere alle 11:10 per 2 ore fino alle ore 13. Nell'arco appunto di una lezione e mezza abbiamo concluso questo video curriculum. Ora purtroppo non posso farvelo vedere direttamente da qui, ma prometto che lo caricherò sul sito dell'ISIA, così sarà visibile a chiunque sia interessato. In sostanza abbiamo lasciato dei campi vuoti, ad esempio nome, cognome, skills, hard skills, soft skills, obiettivi, hobby, passioni e così via, in cui ogni studente può andare in un secondo tempo a riempire questa base con le proprie informazioni. Per cui la base, diciamo, è comune a tutti coloro che hanno partecipato al corso, e ogni studente potrà poi semplicemente andare ad inserire il proprio nome e cognome e le proprie caratteristiche. È stato un bel regalo che ci siamo fatti anche un po' da soli, anche molto breve, devo dire, nell'arco di una lezione e mezza abbiamo potuto ottenere questo bel output finale. Oggi, tra l'altro, dato che siamo passate in InDesign, andremo a realizzare la stessa cosa, ma in versione PDF. Vi dico di più, sarà un PDF interattivo. Quindi cosa faremo? Realizzeremo il nostro curriculum su un PDF. Potremo sia stamparlo e quindi averlo come
averlo appunto cartaceo, e sia esportarlo tramite PDF interattivo, rendendo ogni link cliccabile, e potendo così accedere da un unico file ad altre piattaforme, ad esempio al link dell'università, piuttosto che al link del nostro profilo LinkedIn, del nostro profilo Behance, di un sito web che abbiamo realizzato. Potremo quindi inserire in maniera interattiva e rimandare dal nostro curriculum a piattaforme esterne. Per cui l'esperienza del curriculum, dato il successo che ha ricevuto nella prima parte nel video CV, verrà ripetuta proprio oggi tramite PDF interattivo. Doppia funzione, PDF interattivo e PDF stampabile. Molto bene, beati loro, io purtroppo. Senti, ti lascio la parola magari per qualche altro minuto, così poi alle ore 11 passiamo la linea alla professoressa Cicotti. Va benissimo. Allora, non so cos'altro potrei aggiungere. Dunque, vi ho descritto un po' come funziona il corso, vi ho fatto entrare all'interno della nostra classe virtuale. Vi faccio rivedere un attimo la classe. Questa è la nostra Google Classroom. L'utilizzo è molto semplice, poiché qui abbiamo la nostra chat, qui invece abbiamo il nostro Classroom, dove andiamo ad inserire i nostri lavori e andiamo a scambiarci il materiale. Qui abbiamo InDesign con il nostro amico scoiattolo, le slide di ogni lezione, e qui abbiamo gli esercizi del giorno. Abbiamo dedicato ad InDesign solo 3 lezioni, questa è la terza, e abbiamo realizzato tutti questi esercizi. Ogni esercizio ho piacere di mantenerlo, e così fanno anche tutti gli studenti, nel proprio hard disk e nel proprio PC, a mo' di archivio, ovvero per ogni argomento che trattiamo realizziamo un esercizio specifico. Sarà anche il nostro archivio personale, poiché un domani, qualora non ricorriamo, come si attuano gli stili identificati, ci basterà andare sulla cartella InDesign, gli stili identificati. Apriamo questo particolare file e possiamo vedere quali azioni abbiamo attuato per ottenere gli stili identificati. Dico gli stili identificati, ma lo stesso discorso naturalmente vale per le maschere di taglio, per i moduli interattivi, quindi non solo teoria, non solo esercizi meramente tecnici, ma anche la creazione di un vero e proprio archivio di esercizi da poter tenere nel proprio PC per il futuro, qualora appunto vogliamo ripassare il programma, che sia InDesign, che sia After Effects, che sia Premiere. Prossimamente integreremo Photoshop, Illustrator e anche Adobe Dreamweaver, quindi il linguaggio HTML. Buongiorno Stefania. Buongiorno, c'è anche il professor Salvatori, vedo, eccolo qui. Eccoli qua, carissimi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, benvenuti a voi con i nostri followers, si dice così, voi che siete più multimediali di me, che ci seguono attraverso Twitch, che è questa web TV gratuita che insomma Lisia di Pescara ha messo a disposizione di questo Open Day, che poi insomma continuerà in questi giorni. Allora, la professoressa Romiti è presente con un corso di Basic Design al triennio, quindi al primo livello, e poi tiene anche un corso al primo anno di Sistemica, quindi sia con i ragazzi che hanno già
alle spalle un titolo triennale, quindi una laurea di primo livello, che le new entry, le matricole, ok? Va bene. Invece il professor Salvatori direttamente al biennio specialistico. Prof, la tua materia è in esattamente... Design dei sistemi di comunicazione. Perfetto. Allora, sistemica, basic design e design dei sistemi di comunicazione, domande, le domande sono sempre gettonatissime, ma che cosa si fa in questo nel corso di basic, di sistemica? Sono parole difficili a volte, quindi a voi la parola e ovviamente rimanderemo in loop questa registrazione perché è fondamentale spiegare di che cosa si tratta. Grazie a voi la parola. Ah, vi do solo un'informazione, a voi già lo sapete in realtà, ma a chi ci segue, abbiamo a disposizione una mezz'ora, quindi intorno all'1:15 si collegherà la dottoressa Verducci, che è una mia collega e si occupa dell'Erasmus. Ci darà giusto qualche informazione anche sull'Erasmus, perché siamo ovviamente abilitati anche a quello, e poi all'1:00 faremo una pausa e riprenderemo alle 3:00, ok? Benissimo. A voi, grazie. Grazie Stefania, grazie mille. Allora benvenuti a tutti voi, a tutti gli studenti, quelli che saranno i nostri futuri studenti e a chi ci segue anche via streaming. Io sono la professoressa Romiti, come ha già detto Stefania Gresta, e tengo ormai da 7 anni il corso di Basic Design al primo anno del corso triennale. E le domande naturalmente sorgono spontanee: perché serve un corso di Basic Design? Il corso di Basic è un corso che porta gli studenti verso un'alfabetizzazione a quelli che sono i meccanismi del design primario. Quindi inizieremo a studiare la Gestalt, inizieremo a studiare la teoria del colore, e questo è fondamentale per chi come me, io sono una designer, per chi vuole diventare un designer. Perché? Perché il design non è più solo fatto da forma e funzione, non è più solo quello, ma quando noi disegniamo un oggetto, pensiamo a un prodotto della comunicazione visiva, ovviamente dobbiamo tener conto di tanti aspetti, anche aspetti percettivi e psicologici che entrano in gioco nel momento in cui noi osserviamo un oggetto o andiamo a osservare un prodotto della comunicazione. Ho preparato una carrellata di lavori per entrare al meglio nell'ambito della disciplina del Basic Design, che come dicevo è un insegnamento del primo anno del corso triennale, ed è un insegnamento che si tiene su 84 ore, quindi accompagnerà i futuri studenti per tutto l'anno accademico. Quando parlo di design primario parlo proprio di studio delle forme. Inizieremo con lo studio di forme bidimensionali a partire da una grinda modulare, e poi andremo a rompere un po' quei meccanismi che noi come esseri viventi ci portiamo un po' dietro fin dall'infanzia, quindi la simmetria, l'ortogonalità. Ecco, il corso di Basic vuole proprio portare lo studente a scoprire nuove strutture a partire dal piano bidimensionale e a connetterle anche con la tridimensione. Vedete qui tutta una serie di lavori che vengono svolti durante l'anno. Iniziamo con la creazione di un modulo di una forma quindi non simmetrica e anche non geometrica, e poi questo modulo viene aggregato in diverse composizioni proprio al fine di entrare dentro una struttura tridimensionale. E vedete che questi lavori possono essere realizzati solo a partire da una sperimentazione dello studente, quindi c'è da parte di voi studenti che ci seguite, che il prossimo anno mi auguro diverrete studenti dell'ISEA di Pescara, una messa in gioco molto forte, perché bisogna lavorare insieme. Questa un po' è la metodologia che noi applichiamo nei nostri corsi. Il corso è di tipo laboratoriale, quindi ovviamente si creano dei laboratori anche tra studenti, ma soprattutto tra studenti e docenti,
docenti e appunto il mio compito è quello di guidarvi attraverso la sperimentazione di forme nuove. Nella prima parte dell'anno queste aggregazioni divengono appunto queste maglie modulari e poi vengono trattate con i colori della scala di grigio. Perché? Perché introduciamo il colore solo dopo uno studio della teoria del colore, quindi uno studio sui colori primari, uno studio sui colori secondari e anche sui contrasti cromatici. Perché è importante? Perché nella vostra vita lavorativa vi troverete a disegnare oggetti, ma anche a pensare a oggetti della comunicazione, e il colore entra in gioco in maniera veramente importante, perché entra anche nelle scelte che poi l'utente finale, l'utente del vostro oggetto, dovrà comunque operare in fase poi di vendita del prodotto. Quindi fin dal primo anno del triennio puntiamo l'attenzione anche su aspetti che, oltre ad essere sperimentali, possano poi costruire tutto quel bagaglio di esperienze che, una volta formati, quindi una volta usciti dall'idea di Pescara e entrati nel mondo del lavoro, vi saranno sicuramente utili per approcciare la professione. Il corso di Basic vuole anche sviluppare la vostra sensibilità rispetto alle forme, quindi rispetto alla gestione di una forma, ma anche rispetto alla sensibilità di osservazione. Io, per un po' disambiguare questa parola che è Basic Design, dico che questo è un vero e proprio corso di educazione alla visione. Impariamo a riconoscere le forme a occhio nudo, impariamo a comprendere quali sono i meccanismi della Gestalt, quindi della teoria della percezione, e impariamo anche a riconoscere i colori. Per frequentare questo corso ovviamente bisogna essere iscritti all'ISEA di Pescara poi bisogna avere appunto e aver maturato anche una buona manualità, ma sono tutte competenze che poi acquisirete nel corso del primo anno. Ecco, la cosa importante che ci tengo anche a sottolineare in ottica di visione anche dell'istituto è che i corsi non lavorano mai da soli, quindi questo corso si interfaccia molto anche con il corso di disegno e rappresentazione, con il corso di computer grafica, e questo perché? Perché ovviamente un piano degli studi pensato per accogliere e formare al meglio i futuri designer è pensato ed è fondato sulla base dell'interdisciplinarietà, quindi non saranno corsi spot, non saranno elementi spot, ma tutti questi elementi poi si ricongiungono, si riconfluiscono anche nell'esame finale, nelle prove di esame che in questo PDF vedete sono esposte. Ovviamente io vi ho portato solo alcuni dei risultati che otteniamo nell'ambito del corso di Basic. Come vi ho già detto, partiamo da un campo geometrico, e poi andiamo a costruire in questo campo delle esperienze, quindi questo campo diventa una fonte inesauribile di possibilità costruttive della forma, che pur essendo bidimensionale, in realtà poi combinata fra le altre forme e combinate con stessi elementi modulari dà origine a strutture tridimensionali. Il corso di Basic è un corso caratterizzante proprio perché è fondante rispetto al primo anno, quindi è un corso estremamente formativo ed è il corso che vi darà poi le basi per affrontare al secondo anno il corso di teoria della forma. Quindi, come vedete, c'è anche una interdisciplinarità fra gli anni del corso triennale in design del prodotto e della comunicazione. Molto brevemente, poi naturalmente sono disponibile, resto connessa per le vostre domande. Nella fase successiva, quindi nella fase di biennio specialistico, una volta conseguito il titolo triennale, andremo insieme ad affrontare il corso di sistemica. La sistemica è una disciplina che studia la complessità, quindi studiamo tutti quelli che sono i meccanismi,
nelle strutture che sono anche insite nella nostra vita e parliamo appunto di sistemi complessi. La sistemica è una metodologia di lavoro e di progettazione che vi porterà a riflettere non più solo sull'oggetto, ma sulle relazioni che questo oggetto inserito in una rete va ad attivare, quindi relazioni tra oggetti, relazioni tra oggetti e utenti e anche relazioni stesse. Il design di sistemi, e io ho il titolo magistrale proprio in design dei sistemi, è la nuova frontiera del design. Io questo lo dico con grande certezza perché, come abbiamo visto anche nelle situazioni contingenti che ci hanno riguardato, pensare in maniera complessa ci porta anche ad avanzare delle soluzioni che non sono soluzioni spot, ma sono soluzioni durature in grado di cambiare la vita, i comportamenti degli utenti. Il design dei sistemi parte sempre da un'ottica valoriale, quindi la prima analisi che io chiedo agli studenti del corso di sistemica è un'analisi sui valori e anche sui segni che questi valori poi portano con loro. Perché i valori? Perché oggi il mondo del design è caratterizzato da oggetti che spesso sono anche tutti uguali, che hanno poche caratteristiche innovative. Ma dov'è la vera innovazione del design dei sistemi? È sull'esperienza. Quindi il corso di sistemica vi vuole proprio portare a ragionare non più solo sulla forma, sulla funzione dell'oggetto, ma sull'esperienza che questo oggetto propone all'utente. Vi mostro solo un lavoro che è in fase ovviamente molto avanzata, è un lavoro che ha partecipato al concorso Design Against War proposto da Emergency. Ecco, il mio corso, come anche altri corsi progettuali, si apre all'opportunità per gli studenti di partecipare anche ad esperienze esterne, quindi ad esperienze di concorso, di workshop. Perché? Perché la didattica non è solo una didattica frontale e neanche solo una didattica laboratoriale, ma è una didattica ricca che si vuole proprio aprire anche a possibilità che poi per il futuro degli studenti saranno determinanti. Quindi ad esempio organizzare un materiale per poterlo presentare ad un concorso o poterlo mostrare all'esterno è sempre un'esperienza importante che i nostri studenti fanno, in quanto si preparano per come nel biennio, proprio perché poi l'output, l'uscita dei nostri studenti è nel mondo del lavoro, ovviamente questo è molto significativo. Come vedete, la studentessa è andata a analizzare tutte le fasi del sistema, quindi fasi di primo approccio, quindi un approccio che poteva essere in qualche maniera problematico, comunque presentare delle criticità, e poi andando a analizzare quelle che sono le emergenze, intese non solo come emergenze sanitarie piuttosto che ambientali, ma emergenze sono i fattori che emergono dall'analisi di un sistema o di un servizio, quindi non devono necessariamente essere punti critici. La studentessa ha preso queste emergenze per andare poi a progettare la sua esperienza. Questo progetto si rivolge, come era anche il tema del concorso chiedeva, a paesi in via di sviluppo e naturalmente l'esperienza qui è focalizzata non solo su un aiuto concreto, ma sulla possibilità di proporre in questi paesi dei laboratori attivi che potessero creare delle esperienze per la popolazione, ma potessero anche creare delle, diciamo, una sorta di economia circolare, quindi un aspetto anche importante per portare non solo benessere inteso come benessere economico, ma benessere sociale, benessere psicologico, benessere psicofisico. Questo è per noi fondamentale. Il design, inteso come design della complessità e design del
sistema si rivolge soprattutto agli utenti in chiave di sostenibilità, anche sostenibilità proprio della vita dell'uomo. Quindi, come vedete, ecco le fasi del sistema avete la mappa degli attori, quindi di tutte quelle personalità ovviamente legate al territorio, legate al mondo esterno, che interessano il sistema. E vedete anche una mappa delle relazioni fra gli attori, quindi come queste persone intervengono nel sistema stesso. Vedete l'ottica del dono, quindi ci sono questi laboratori guidati da tecnici addetti ovviamente e esperti, che andavano a far lavorare le persone locali secondo le loro tradizioni, una tradizione legata all'artigianato, una tradizione legata anche ai lavori manuali, al cibo. E poi questi prodotti avevano due canali di trasferimento. Il primo era il canale del dono, quindi di reimmettere questi prodotti direttamente nella popolazione locale, e il secondo naturalmente era un canale commerciale, quindi esportare questi prodotti. Ovviamente, come vedete anche qui, per quanto riguarda il corso di sistemica, non è mai un corso spot, è un corso che si lega anche al design management, al marketing, si lega al design dei sistemi per la comunicazione, quindi è un design che richiede una visione a 360 gradi. Ecco qui vedete un piccolo esploso di quello che poi sono gli spazi fisici dei laboratori proposti dalla studentessa, e vedete anche l'analisi su quelle che sono le materie prime locali, quindi anche in questo caso il design è un design estremamente concreto, che parte da comunque prima di tutto un'analisi del luogo e delle tipologie di materiali da avanzare nuove proposte. E qui vedete anche un po' la casistica di oggetti che sarebbero stati prodotti nei vari laboratori. Devo dire che questo, come tanti altri progetti, sono progetti complessi da spiegare in così poco tempo, ovviamente, però sono progetti che in qualche maniera vanno a far compiere allo studente un'esperienza anche di ampliamento di visione, quindi un'esperienza che coinvolge diversi ambiti, che porta lo studente a mettersi in gioco da più punti di vista, e poi naturalmente salvaguardando quelle che sono le individualità dei ragazzi. Quindi l'attenzione che l'ISEA di Pescara ha verso gli studenti sta proprio nel salvaguardare e preservare quelli che sono gli interessi degli studenti, farli crescere e ovviamente assisterli poi nella fase di uscita nel mondo del lavoro. Chiudendo e passando ovviamente la parola al professor Salvatori, che si occupa anche lui di design dei sistemi, quindi vi parlerà dal punto di vista della comunicazione del design dei sistemi, io vorrei proprio ribadire la centralità di questo approccio metodologico, ribadire come oggi nel mondo del lavoro, che è un mondo che frequentiamo ogni giorno essendo noi professionisti, quello che ci viene più richiesto non è solo l'oggetto e non è solo la comunicazione, non sono più solo ambiti divisi, ma sono ambiti che vengono assolutamente presentati come interfacciati, che devono dialogare e che il design dei sistemi fa dialogare. Quindi il design dei sistemi permette un dialogo anche tra più progettisti, e questo è anche l'aspetto positivo. L'ISEA di Pescara costantemente nei miei corsi e anche nei corsi di alcuni dei miei colleghi si lavora in gruppo, quindi ci si abitua anche ad una dimensione di ovviamente di lavoro vero, di lavoro concreto, perché chi vuole diventare un designer deve prepararsi anche a dialogare con l'esterno, a dialogare con i suoi committenti, ma a dialogare, andare in sinergia anche con i propri colleghi e con il proprio contesto ovviamente di riferimento. Grazie. Grazie Giulia, grazie mille prof.
Grazie a te, Stefania. Diamo la parola allora al professor Tommaso Salvatori, prego. Grazie, grazie Stefania, grazie Giulia, saluto tutti coloro che ci stanno seguendo. E, insomma, speriamo poi di vederci a breve, no, di viso, insomma, di vedere personalmente. E allora, il corso che io tengo in design dei sistemi di comunicazione è legato al corso che tiene la professoressa Romiti della sistemica. Perché? Perché il punto di partenza è proprio, diciamo, questa nuova prassi progettuale, questo nuovo modo, insomma, paradigma di visione del design in cui si affronta, quindi si affrontano i problemi della complessità, perché il design poi, no, serve per rendere tutti più felici e quindi per risolvere quelle che sono, no, delle problematiche quotidiane, o per migliorare o per valorizzare la nostra vita di tutti i giorni. Parte da una teoria, che è la teoria generale dei sistemi, che insomma poi dal nome è appunto sistemica, e quindi poi noi lo riprendiamo all'interno del design, quindi il design dei sistemi. Quindi noi chiaramente prendiamo una serie di argomentazioni che poi in realtà sono del mondo della natura, della scienza, della biologia, no? E le applichiamo a quelli che sono i sistemi viventi, sistemi come la società, che è un sistema appunto a tutti gli effetti, no? Che però ha delle connessioni proprio col mondo anche della natura, visto che è fatto, insomma, da persone viventi. E quindi il mio corso affronta una prima parte che è concettuale, che serve proprio per fornire una serie di strumenti anche diciamo metodologici, concettuali, e che poi si riversano sempre anche ovviamente in chiave operativa, quindi non rimane solo nella teoria, e che servono proprio a gestire quello che è la complessità di un progetto di comunicazione contemporaneo. E quindi proprio studiando questa teoria, quindi studiando quelli che sono i principi, si trovano quei processi decisionali, progettuali, che sono più adatti a risolvere proprio i problemi progettuali complessi, che sono problemi ricchi di relazioni interne, esterne, che sono fatti chiaramente da molti attori che possono essere fisici o possono essere degli enti, no? Quindi entrano in gioco tanti fattori, e questi fattori devono essere in qualche modo tutti tenuti in considerazione, no? E in qualche modo quindi bisogna guardare, no, su più fronti, e proprio questo, in qualche modo, questo approccio, che poi è un approccio olistico, che insomma si trova all'interno di tutto un nuovo approccio, anche in questo caso, in cui si guarda l'insieme, no, che è più della somma delle sue parti, affrontiamo una serie di temi che noi poi utilizziamo per guardare quelli che sono anche i progetti, no? I prodotti che troviamo ora, diciamo, nella vita di tutti i giorni. Quindi come conosciamo, quindi ci poniamo una serie di domande: come conosciamo, come si è modificato lo spazio-tempo, quali sono i linguaggi visivi e narrativi che utili per gestire questa complessità, quali sono i sistemi narrativi digitali, il design generativo, il design dinamico, cioè si affrontano anche tutte quelle nuove parti, componenti del design che fanno parte della nostra cultura transmediale e digitale. Lo studente avrà quindi una serie di strumenti proprio per capire tutte quelle che sono le relazioni dell'oggetto, partendo dal contesto, dall'ambiente in cui si opera, connettendolo con l'osservatore, riconoscendo poi l'oggetto come organizzato all'interno, ma anche organizzatore di un qualcosa che è all'esterno, e quindi non è un semplice oggetto, anche se di comunicazione, ma diventa appunto un sistema, cioè si traduce in un progetto di sistema. Questo si attua come? Si attua attraverso un cambio di paradigma, di metodologia. Non si lavora più su quelli che sono le strutture, su quelli che sono i modelli, ma si lavora sui processi proprio progettuali. E da lì nasce poi un aspetto operativo, laboratoriale, che seguiamo con i ragazzi in classe, che devo dire che in ISIA è un aspetto che si può seguire veramente molto bene, perché avendo dei numeri contenuti si può lavorare uno a uno con gli studenti. Quindi anche i progetti che escono fuori sono all'interno chiaramente di una chiave generale, che è il brief, magari il tema di progetto e quant'altro, dell'esercitazione, però veramente sono costruiti su misura. E un domani, quando i ragazzi escono, veramente hanno un portfolio di progetti che sono veramente caratterizzanti della persona. Quindi c'è veramente un lavoro uno a uno.
All'interno di queste esercitazioni io mi diverto con i ragazzi a dividerle in due parti. Una prima parte è più sperimentale, quindi andiamo a lavorare su quelle che sono le operazioni di traduzione. Cioè di traduzione partiamo dal lessico, dalla lingua, dalle parole, soprattutto la nostra lingua, l'italiano, una lingua ricchissima in cui una parola ha milioni di sfumature, no? Quindi partiamo dalle parole. Le parole impariamo a tradurre in immagini, che è poi quello che facciamo generalmente quando operiamo per un lavoro grafico. Abbiamo un brief, dobbiamo fare una cosa e poi la dobbiamo tradurre in immagini in maniera sintetica, in maniera dinamica, in maniera espressiva, in maniera diretta e quant'altro. Da questo, quindi da questo lavoro di traduzione, c'è un secondo lavoro di traduzione. Intanto magari condivido lo schermo così mentre parlo vi faccio, vi mostro già delle cose insomma che ho raccolto, ho collezionato. Se fossimo stati in presenza probabilmente li avreste visti appesi alle pareti, perché siamo andati proprio a caratterizzare le aule dell'ISIA con alcuni di questi prodotti, no? Che erano prodotti stampati e che proprio ci piaceva, perché li tenevamo nella nostra aula e in qualche modo servivano a creare un ambiente. Quindi, come vedete, in questo lavoro si lavora su delle parole, no? Su delle parole che sono connesse, non vogliono dire la stessa cosa, ma hanno sfumature differenti, e si costruisce quindi un racconto che è una traduzione chiaramente per immagini. Questo è molto importante, è un momento, un passaggio molto caratterizzante che a cui i ragazzi piace molto, perché effettivamente capiscono che si può passare dalla parola all'immagine in maniera molto sintetica. La seconda esercitazione che io do invece parte dalla città, cioè dal racconto visivo. Si sceglie un elemento tipico della città e in qualche modo questo serve per raccontare un contesto, ripeto, quello cittadino in questo caso. E è stato molto interessante perché i ragazzi hanno scelto un luogo, hanno scelto un singolo portone che per loro era caratterizzante e in qualche modo sono andati con la loro espressività, con la loro sensibilità, insomma, a raccontare quello che, anche con diverse tecniche, no? Qui vediamo per esempio un'illustrazione manuale, sono andati a costruire delle storie, insomma, intorno a questi elementi. Questa prima parte, quindi, di sperimentazione serve proprio per questo, no? Cioè serve per arrivare in qualche modo a definire, no? Quelli che sono degli aspetti valoriali che poi vengono tradotti, no? Poi nel progetto. La seconda parte invece è proprio caratterizzato da un progetto vero e proprio, no? Quindi si parte, anche come raccontava la professoressa Romiti, si parte da quelli che sono dei concetti, delle parole chiave. Queste parole chiave sono messe in mappa, scusate se si è chiusa un'immagine che volevo mostrare. Quindi perdonate, questo è il bello della diretta. Quindi vanno, si creano delle mappe che hanno anche una loro espressività grafica, una loro bellezza, no? Un loro valore grafico. Queste mappe però ci servono per ragionare, cioè per analizzare il sistema, quindi per vedere il sistema, che non è quindi solo una cosa astratta, fumosa, che non sappiamo com'è. Quindi questo sforzo è uno sforzo concettuale, anche operativo, molto, molto forte, molto interessante, ma il risultato è quello di riuscire a gestire il sistema nel senso che noi non lo possiamo ovviamente controllare, però lo possiamo studiare, lo possiamo analizzare e possiamo progettare per il sistema. E quindi vedete che attraverso queste mappe si va in profondità, no? E si analizzano seguendo tutti quelli che sono gli stilemi dell'infografica, eccetera, si vanno proprio, no, a realizzare questo studio. Questo studio di termini, di parole, di concetti, poi si traduce in un racconto visivo, in un racconto per immagine. Da racconto per immagini si parte quindi alla possibilità di ideare, di creare delle idee, dei concetti
innovativi, cioè nuovi. Questa parola innovativa la sentiamo molto spesso, ma effettivamente attraverso questa prassi escono fuori delle cose molto nuove, molto di frontiera. Questa, per esempio, è un lavoro di uno studente molto interessante. Andavamo a lavorare su l'eremo, su una cosa diciamo particolare. In realtà in questo caso abbiamo studiato quello che voleva dire, il luogo, ma abbiamo ipotizzato un romito, insomma una rete di eremi, che però non sono eremi come possiamo pensare dei luoghi fisici, ma sono dei luoghi fisici, dei luoghi mentali, dei luoghi significativi per ciascuno di noi, che in qualche modo andiamo a mappare. Ovviamente vedete che nella presentazione emergono quelli anche che sono per noi gli aspetti importanti, cioè il target, il contesto, i valori, le tipologie, no? Quelli che sono un po' poi i diversi punti di riferimento. Si parte da un breve racconto di immagini, qui ovviamente è una sintesi del racconto, e da lì nasce il progetto. Il progetto in questo caso, per esempio, era un'app che in qualche modo andava a sancire, no? Una serie di luoghi che per ciascuno di noi sono importanti, sono caratterizzanti, e questi luoghi li condividiamo in qualche modo con gli altri, li vogliamo, no, far conoscere anche agli altri, quindi all'interno di questa rete. Qui vedete che poi l'idea non è rimasta solo diciamo in sé per sé un'idea astratta, ma in qualche modo è diciamo seguito una progettazione grafica, in questo caso quindi di è stata strutturata un'app con tutti diciamo quelli che sono gli elementi dell'user experience, quindi della UI e della UX, e che in qualche modo poi vanno a quindi caratterizzare tutto questo progetto, che è un progetto veramente innovativo, veramente interessante, tanto che adesso vive una seconda fase perché lo stiamo portando in tesi. L'altro progetto che insomma caratterizzava, sempre partendo da questa nostra sfera con tante parole, e invece vedete adesso un progetto molto diverso da questo, che è appunto un progetto di un'altra studentessa molto, molto brava, anche lei, insomma, veramente mi sono trovato con studenti bravi che hanno veramente lavorato tantissimo. Questo progetto parte dalla città, parte sempre da una tematica che è come conosciamo, parte sempre, come dicevamo, da delle parole chiave che sono state estrapolate, delle tag, no, che abbiamo estratto dalla nostra mappa, alcune immagini di riferimento che in qualche modo andavano a quindi connettere, a tradurre le parole con le immagini. Dopodiché siamo partiti con l'ideazione. L'ideazione anche qui aveva una serie di obiettivi, di valori, puntava a dei target. E quindi che cos'è Blu? Blu fondamentalmente è un totem, ma è anche una seduta, che all'interno poi, ma è anche poi, vedremo un'app, vedremo che è un sistema, insomma, vive all'interno della città, connette luoghi differenti, attori differenti, e in qualche modo vive di tante vite, nel senso che non fa solo una cosa o è strutturato per una cosa sola, ma vive in tanti contesti, ci fa conoscere delle cose magari che non sapevamo, è un momento, anche un luogo di relax, ma posso anche ascoltare dei racconti, in questo caso per esempio era legato al territorio, alla valorizzazione del territorio, della costiera mediterranea, e quindi c'erano degli elementi proprio della cultura materiale in qualche modo del luogo, e quindi c'erano, no, qui vabbè, insomma, vedete anche lo studio, proprio l'approfondimento anche dell'oggetto in sé per sé, no? E quindi c'è questo totem ha una vita da un lato, ma anche una vita dall'altro lato, no? Quindi ci racconta, no? Si parte chiaramente dal mare, dai suoni del mare, dai rumori del mare, ma poi ci connette anche con diversi contenuti, quindi ascoltiamo, possiamo leggere, possiamo sentire, no? Ecco, qui vediamo la versione pure chiaramente digitale, no? Quindi c'è anche un'operazione di cambio di scala, un'operazione di traduzione, ecco, ulteriore operazione di traduzione, e quindi c'erano poesie, canzoni, c'erano ricette, c'erano insomma tutta una serie di cose della tradizione, e quindi mano a mano qui vedete alcune immagini e così via. Anche questo era per in qualche modo farvi, no,
brevemente, ovviamente non abbiamo tempo, non ci vogliamo dilungare troppo, però è per farvi capire come in qualche modo, no, poi quelli che sono i temi in qualche modo concettuali, più teorici, poi non rimangono lì, no? Non sono delle cose che non si capisce, allora va bene, design, come diceva, no, ma diventano, vengono tradotti in cose visive, fisiche, che diciamo possono, ecco, essere progettuali e un domani possono essere spendibili. E alcune di queste cose diventeranno delle tesi e quindi insomma ci stiamo ancora lavorando e sono veramente dei capitoli aperti e la cosa bella è che poi mano a mano si introducono anche altri insegnamenti che vanno a sviluppare le diversi aspetti, no? Faccio un esempio, quell'app che vedevate prima, adesso no, la stiamo ragionando anche con il docente di applicazioni digitali, quindi stiamo vedendo come a livello operativo produttivo può essere migliorata. Un domani lo studente si troverà un progetto di grossissima qualità e di grossissima potenzialità. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, vi chiedo scusa a voi, insomma, a quelli che si sono collegati insieme a voi, ma avevamo degli ospiti ed erano dei docenti e quindi di altre scuole e quindi abbiamo dato modo anche a loro di interagire con la professoressa Ciccotti, c'era anche una nostra studentessa e li ho lasciati con la tutor. Vediamo se si collegano direttamente anche qui con noi per seguire questa diretta. Altrimenti poi avremo i loro contatti. Professore, benvenuto a Grazie. Pino Finore, che è un veterano di Sia di Pescara, diciamo, uno dei professori fondatori, ecco qui, e ci aiuta sempre con l'orientamento, amatissimo dei nostri studenti. E poi un benvenuto grande al nostro Andrea Raffaele, che vediamo Salve. Qui in basso, il ragazzo con gli occhiali. Non per è il ragazzo senza sì. occhiali, è il ragazzo con gli occhiali. Grazie, bene, buongiorno. Andrea, buongiorno. Andrea è uno studente, è uno studente che in realtà è anche un tutor del professor Margiotti, quindi è un po' a metà tra un docente e uno studente. E poi abbiamo invece la nostra new entry, che è Antonella Arancitelli, che ringrazio perché ha delle domande poi da porre anche al professore. Quindi vi lascio la parola, io mi silenzio e insomma avete a disposizione diciamo circa una quindicina di minuti, un po' li rubacchiamo alla professoressa Romiti e un po' ci dobbiamo contenere. Grazie a voi. Grazie a lei. Grazie, grazie. Stefania, sono molto contento, felice di fare questa diciamo diretta, di avere la possibilità di comunicare ai futuri allievi, che mi auguro che siano anche in tanti, a frequentare la nostra facoltà, la nostra università di Sia Pescara Design. Io mi chiamo Fabio Finore, sono docente di fotografia del laboratorio dell'immagine 1 e 2 dell'ISIA, appunto Pescara Design, e il mio percorso di studi principalmente si inserisce come quale verifica dei progetti dei ragazzi sostanzialmente. Ma prima di fare questo si passa prima inizia dalla base della fotografia, quindi la storia della fotografia, lo studio anche della pellicola, quindi anche dell'analogico, poi i vari componenti come lo esposimetro, gli obiettivi, l'accoppiamento tempo e diaframma, fino a passare alla fase più esecutiva, quella più emozionante che i ragazzi poi è quella che proprio desiderano, è quella del laboratorio proprio fotografico vero e proprio, perché l'ISIA di Pescara, uno dei punti di vantaggio sono proprio i laboratori, perché tutto ciò che viene progettato, poi i ragazzi in realtà le realizzano proprio praticamente utilizzando in alcuni casi la parte progettuale con il computer, ma in altri casi proprio la manualità. Quindi noi non abbiamo abbandonato la manualità dei ragazzi, che fa parte della loro creatività. Quindi diamo la possibilità, grazie alle attrezzature e ai laboratori che lì si ha, di verificare i loro progetti. Nello specifico, nella mia disciplina, i ragazzi in pratica utilizzano le varie attrezzature, quindi le luci, il tavolo di still life, i fondali, per realizzare le loro fotografie. Che genere di foto facciamo noi in ISIA? Principalmente fotografia di still life di oggetti, quindi la progettazione, quindi di oggetti i ragazzi fanno e poi noi li fotografiamo con diciamo le nostre attrezzature.
Quindi principalmente è un laboratorio operativo, quindi abbiamo la possibilità anche di fare fotografia in esterno, ci cimentiamo un pochetto anche nella fotografia di moda. Comunque il ragazzo al termine di questo percorso diventerà l'art director della comunicazione con la fotografia. Questo è il nostro scopo. Ah, vedo che c'è collegata una studentessa e niente, se ha delle domande da fare io sono ben lieto di risponderla, signorina. Salve prof, io innanzitutto volevo chiederle, diciamo che volevo sapere come vengono organizzate le lezioni appunto di questo corso del laboratorio immagine. Allora, il laboratorio innanzitutto ha pacchetti di 4 ore, quindi noi vediamo i ragazzi 4 ore. Capite bene, 4 ore sono importanti perché essendo una disciplina operativa, quindi pratica, quindi 4 ore diciamo sembrano tante, ma in realtà molte volte i ragazzi mi dicono: professore, ma così già è finita la lezione, vorremmo continuare. Perché quando si inizia a allestire un set in pratica di fotografia, quindi immaginate voi gli oggetti, non so, gli orologi, i gioielli, le bottiglie, i bicchieri, tutto ciò che noi sostanzialmente fotografiamo, i ragazzi cosa fanno? Vengono già innanzitutto con un progetto, con un layout, e poi in pratica mettono nel nostro laboratorio, mettono in atto il loro progetto. E facciamo diversi scatti di prova per vedere un attimo la scelta, qual è quella giusta, fino ad scattare in maniera definitiva. Noi principalmente come attrezzature utilizziamo tutto parco Nikon professionale, quindi abbiamo tutto Nikon, abbiamo ottiche molto importanti che ci permettono di fare delle macro fotografie, ad esempio, di un certo rilievo. E queste attrezzature dobbiamo, diciamo, provvedere noi a comprarle oppure le possiede già l'università e quindi potremmo, diciamo, usufruirne e comunque farne un uso per il corso? Ecco, il punto di forza di questa università innanzitutto è che l'università ogni anno investe del denaro, quindi aggiorna le attrezzature esistenti. Questo è molto importante perché voi capite bene, ragazzi, no? Come si è evoluta la fotografia e come si evolve ancora. Ad esempio, che ne so, dalla fotografia adesso abbiamo tutte reflex Nikon professionali, però capite bene che esistono ad esempio anche le mirrorless, no? Che stanno entrando nel mercato della fotografia. Quindi noi principalmente le attrezzature le diamo noi ragazzi, quindi il ragazzo non deve comprare attrezzatura, è tutta a disposizione da parte della facoltà. Quindi diciamo più nello specifico quali sono proprio le attrezzature oltre alla reflex eccetera? Allora, innanzitutto noi abbiamo 2 sistemi di illuminazione, quindi faccio un esempio, se dobbiamo fare lo shooting di moda, ritratti, shooting di moda, utilizziamo lampeggiatori elettronici con i softbox che ci permettono di fare una luce morbida e quindi di illuminare il soggetto in maniera adeguata. Lo stesso, se dobbiamo fare lo still life, invece, abbiamo 2 tipi di luce, anzi 3. Abbiamo il softbox, il flash, per fare certi tipi, che ne so, un esempio, devo fare uno still life di una bottiglia di vino, un bicchiere per un'azienda che produce vino, uso in pratica principalmente softbox, che fa quella fascetta bianca per intorno alla bottiglia che vediamo. Se dobbiamo fotografare, ad esempio, oggetti molto più piccoli, di metallo, che i ragazzi progettano, abbiamo delle luci molto puntiforme, piccole lucette che illuminano il soggetto. Poi, se dobbiamo fare altri tipi di fotografie dove in realtà non abbiamo bisogno del lampeggiatore elettronico perché forse è una luce un po' troppo forte, abbiamo la luce continua, con gli ombrellini, e quindi facciamo una differente illuminazione, chiamata luce pennellata, per chi del settore sa cosa significa. Quindi diciamo, quali sono i tipi di fotografia che poi si vanno a realizzare, a fare? Allora, i tipi di fotografia, come dicevo anche prima, sono principalmente di still life, quindi lo still life, quello classico del limbo, quindi c'è una prima fase, appunto, un allestimento del set, e quindi il ragazzo che porta degli oggetti da fotografare e quindi poi fotografa. Poi c'è l'altra fotografia che, quindi, per esempio, tra le cose che io con i ragazzi organizzo è un'uscita fotografica, che loro apprezzano tantissimo, anzi me ne chiedono anche di farne più di una. Ad esempio, li porto a sperimentare, specialmente il primo anno, a sperimentare in esterno l'utilizzo dell'apparecchio fotografico, perché i ragazzi, non tutti, ad esempio, hanno una conoscenza, diciamo,
sulla fotografia in generale, anche l'uso dell'apparecchio, le luci. Quindi noi partendo proprio dalle basi, partiamo piano piano, costruiamo un mattoncino alla volta, noi formiamo i ragazzi. Poi con l'esercitazione poi pratica, quella ad esempio dell'uscita nella città, quindi facciamo un percorso che ne so, passa lungo il mare, quindi fotografiamo non so, le ville Liberty di Pescara, ad esempio, poi andiamo al porto dei pescatori, quindi abbiamo la possibilità di fotografare anche i soggetti, quindi particolari. Quindi diamo la possibilità ai ragazzi di spaziare quello che si può, sia nella fotografia di studio, quindi lo still life, quindi la fotografia di ritratto, ma anche nel reportage esterno. E questo è un corso annuale, diciamo? Allora, il corso sì, c'è il laboratorio dell'immagine 1, che in pratica orientativamente inizia a novembre e a febbraio sono gli esami. E poi c'è il laboratorio dell'immagine 2 del secondo anno, invece, che è il doppio come percorso di durata, e inizia a novembre e termina orientativamente con gli esami ai primi di giugno. E diciamo, alla conclusione di questo corso c'è un esame finale e soprattutto come poi viene svolto? Sì, l'esame nel mio specifico è un esame dove il ragazzo porta un portfolio, in pratica, delle sue esperienze fotografiche, lo raccoglie con un fotolibro, diciamo, un book fotografico, dove lui, in pratica, lo studente, espone le sue immagini. Poi il docente in fase di esame gli fa qualche piccola domandina tecnica per accertare anche che la sua preparazione non è soltanto a livello esecutivo, quindi l'utilizzo dell'apparecchio fotografico, ma che conosca bene la parte tecnica, la conoscenza delle luci. Quindi cerchiamo di formare lo studente sia dal punto di vista pratico-teorico, ma anche quello operativo-tecnico. Va bene, prof, queste sono le mie domande. Grazie. Grazie Antonella. Professore, faccio io una domanda e poi lascio la parola a Raffaele e Andrea. Sì. Quest'anno come è andata con il coronavirus? Voglio dire, come ha organizzato il laboratorio? Questa è stata per me e anche per i miei studenti una bellissima sfida, nonostante purtroppo la situazione non era di quelle belle, però noi abbiamo comunque organizzato una didattica online con degli accorgimenti differenti rispetto a quella operativa dentro la facoltà. Principalmente noi abbiamo operato sempre con lo stesso sistema, però abbiamo abbassato in pratica i livelli a livello tecnico. In poche parole, se lo studente non possedeva un apparecchio fotografico reflex, comunque abbiamo utilizzato la fotocamera dello smartphone in maniera intelligente per delle esercitazioni fotografiche che ho chiamato nuovi stili di vita. Bello, bello. Prof, ma poi loro consegnano anche quest'anno un book digitale? Sì, quest'anno consegnano un book e vi dico un'idea e un'anteprima che prova verificata. Io voglio vedere dal vivo tutte le foto dei ragazzi un domani, quando sarà possibile tornare in ISIA, vedere le loro foto e eventualmente, se è il caso, di fare anche una mostra di questo periodo, come i ragazzi hanno vissuto all'interno delle loro abitazioni questo periodo, con una mostra fotografica, perché loro, tra i temi che ho dato, è quello di raccontare fotograficamente la quotidianità della loro, vita in casa. Bene. A questo punto, Raffaele, approfittiamo anche di te, perché tu gli esami li hai sostenuti proprio con il professor Finore, quindi sì, lascio la parola. Punto, io a questo punto mi connetto direttamente a quello che diceva il professor Finore. Magari mostro proprio i miei due esami di laboratorio dell'immagine 1, fatto il primo anno, e di laboratorio dell'immagine 2, sostenuto invece alla fine del secondo anno. Provo a presentare lo schermo e mostro il book. Come diceva il prof, il primo anno più che altro ci siamo concentrati innanzitutto su una prima parte teorica, necessaria per introdurre proprio quelle nozioni base che servono poi per apprendere un po' i meccanismi proprio della macchina fotografica, che essendo appunto molto professionale richiede una preparazione alla base, e soprattutto anche successivamente dell'esperienza e della prova poi dell'oggetto.
sullo still life oppure magari su uscite fotografiche. E infatti proprio sull'uscita abbiamo poi sviluppato tutto il primo book presentato durante l'esame del corso di laboratorio dell'immagine. Un book che si concentrava su dei temi che sceglieva lo studente stesso. Quindi nel mio caso mi ero concentrato sul dettaglio, che era caratterizzato sia dalla scelta focale caratterizzante proprio delle mie fotografie, e sia dalla scelta dell'inquadratura e dell'oggetto stesso da fotografare. Raffaele, ti interrompo. Sì. Queste immagini tu le hai realizzate, perché ho perso questa informazione, le hai realizzate come? Le ho realizzate con le macchine fotografiche a disposizione dell'ISIA Pescara Design. Quindi non ho comprato una macchina fotografica, non ho utilizzato delle macchine che mi hanno prestato amici, ma tutte quelle messe a disposizione dall'università. E chiaramente in studio, quindi nel laboratorio dell'università, con il sostegno del professor Finore. Le fotografie che invece vediamo scattate all'aperto sono state realizzate proprio durante le nostre uscite. Abbiamo realizzato due uscite importanti, una nel centro di Pescara e una poi a Città Sant'Angelo, nel centro storico. Questa, ad esempio, è stata scattata proprio qui a Pescara. Chiaramente poi tutte queste fotografie richiedono, secondo diciamo l'approccio proprio progettuale che il prof ci ha comunicato, una riduzione minima quasi della post-produzione, proprio per insegnare allo studente a padroneggiare al meglio la macchina fotografica. La post-produzione è poi necessaria, ma in dosi minime, perché l'importante era apprendere proprio il meccanismo dello scatto naturale. Questo esempio poi l'ho scattato a casa, invece, perché il professore mi aveva dato anche la possibilità di portare a casa la macchina per scattare magari questo piccolo oggetto, questa piccola scena che mi piaceva particolarmente. Questi sono tutti piccoli invece dettagli fotografati in giro per Pescara o Città Sant'Angelo durante la nostra uscita. Questa è chiaramente una selezione, perché c'è un numero minimo, chiaramente, perché noi comunque in un anno possiamo fotografare tantissimo. Poi a fine anno facciamo comunque noi una selezione e portiamo quelle che per noi e per il professore risultano essere le migliori. Poi, se mi permettete di intervenire, io voglio anche appoggiare quello che dice il mio ex studente, ma in realtà sempre presente ancora all'ISIA, perché lui ha finito il corso di fotografia, e il rapporto di team che c'è tra gli studenti. Cioè, lo studente non è che lavora sempre singolarmente, anzi ha la possibilità di lavorare in team, e questa è una cosa molto bella, perché è tutto frutto poi della fotografia, di un confronto che c'è tra gli studenti, ed è bello quando loro tra di loro, no, quindi discutono e quindi prendono iniziative per poi fare dei prodotti esecutivi. Adesso magari mostro invece il book del secondo anno, che invece concentrato sullo still life. Benissimo. Infatti, in studio proprio nel laboratorio di ISIA Pescara Design abbiamo portato un po' di oggetti che erano praticamente tutti gadget di alcune aziende locali, e che abbiamo poi utilizzato proprio per realizzare delle fotografie di still life, anche molto creative. Quindi parliamo di display o comunque di gadget per l'esposizione e per la comunicazione di queste aziende. Anche prodotti personali nostri, questo come ad esempio questo che è mio, quindi ho portato proprio dei miei oggetti anche.
E poi per concludere il percorso, a fine anno abbiamo anche realizzato delle campagne di advertising. Quindi abbiamo poi dimostrato come una buona fotografia, scattata in maniera molto, ma molto accurata ed efficace, può essere poi utilizzata per realizzare il visual dell'advertising. In questo caso, ad esempio, abbiamo fatto questo scatto di questa bottiglia di vodka su fondo bianco, perché l'intento era quello poi di contestualizzarla all'interno di una campagna pubblicitaria. E infatti il risultato poi è ottimale, ma questo è stato possibile grazie allo scatto che è avvenuto in maniera molto accurata. E soprattutto questo è uno dei 1000 scatti, perché poi quando si realizzano dei lavori del genere, di solito si fanno dei primi test e poi si realizzano parecchi scatti per individuare poi solo in fase finale quello più idoneo all'artefatto che si intende realizzare. In quest'altro caso abbiamo fotografato questa bottiglia di vino che poi abbiamo contestualizzato all'interno di una scena che abbiamo costruito successivamente. Questo è realizzato tutto in post-produzione, ma l'effetto è efficace perché è efficace la fotografia e lo scatto proprio dell'oggetto sul fondo bianco. Poi avevamo anche realizzato degli scatti a noi stessi e questi scatti utilizzati sempre poi per la produzione, per la promozione di un altro prodotto. Questo è uno still life, questi per esempio sono tutti oggetti miei che io ho portato quel giorno all'università e con il professore abbiamo studiato il set idoneo, adatto, per ottenere delle fotografie di alta qualità. E concludo con questo, qui su fondo nero, qui abbiamo montato tutto il pannello, il supporto in PVC rivestito di nero, proprio perché l'obiettivo era quello di mescolare l'oggetto riposto sul piano con il piano stesso, per ottenere poi infine un bel visual per una possibile campagna pubblicitaria. E questi sono stati i miei due esami realizzati con il professor finora. Il primo anno e il secondo anno. Grazie Andrea. Grazie Andrea. Scusa. Benissimo. Ecco, come diciamo, ecco, io vorrei un attimo concludo con quello che ha detto anche Raffaele. Adesso faccio vedere in pratica proprio il set vero e proprio. Un attimo che condivido la cartellina. Ecco qua, se riesco a condividere, vediamo un attimo. Ecco, qui riuscite a vedere un attimo la condivisione? Sì, vediamo proprio. Ecco. E questo sono il set dei ragazzi che iniziano a lavorare. Ecco, così vediamo un attimo. Ok. Ecco, questa è la fotografia. Ecco, i ragazzi lavorano sempre, diciamo, in equipe. C'è una come dire, quasi un'attenzione un pochetto molto particolare per quanto riguarda la composizione. E quindi, come dico, vengono sempre in pratica poi con progettino. Ecco. Andrea, sì, il lavoro di team poi è quasi essenziale, perché nella costruzione del set magari ci occorrono tanti piccoli accorgimenti e tanti piccoli oggettini che magari ci servono per riflettere la luce o per schermarla, per ottenere poi un risultato efficace. Infatti per questo magari utilizziamo dei pannelli o delle luci che gestiamo noi stessi, quindi magari quello che vediamo in fotografia poi è stato realizzato grazie a 5-6 di noi che reggiamo pannelli, accendiamo luci, quindi il professore ci fa anche interagire in maniera diretta con questi oggetti. Buongiorno al professor Lorenzo Martella.
Benvenuto. Buongiorno, Stefania. Allora, qualche domanda, professore. Intanto la presento, e il professor Martella è docente presso l'ISEA di Pescara, sia al triennio in design del prodotto e della comunicazione, di disegno operativo e di computer grafica 3, ma è docente anche nel biennio specialistico, quindi nei due indirizzi, con un corso che è quello di modellazione digitale del progetto. Professore, io le chiedo adesso piano piano di spiegare agli studenti interessati quali sono gli argomenti e come sono strutturati i corsi che lei tiene per l'ISEA di Pescara. Partiamo magari dal corso di disegno operativo. Allora le chiedo quali sono le finalità del corso e come è strutturato questo corso, che è annuale. Sì, con molto piacere illustro questo corso. È un corso del primo anno ed è sicuramente uno dei corsi più stimolanti. I ragazzi per la prima volta si approcciano al disegno e ricordiamo che non tutti hanno un'estrazione disciplinare affine alla materia. Il corso sostanzialmente ha l'obiettivo di insegnare a disegnare, banalmente, e questa finalità viene perseguita con diversi strumenti, quindi c'è una parte teorica dove vengono spiegati alcuni di quelli che sono i principi del disegno, quindi ci riferiamo ai metodi di rappresentazione, e poi c'è una parte applicativa pratica che va ad indagare le tecniche. In particolare andremo a vedere alcune tecniche fondamentali per il designer, quindi ovviamente la matita, pastelli colorati, i pantone, acquarelli e quant'altro. Queste tecniche vengono studiate attraverso una serie di esercitazioni che vengono tenute all'interno del corso. Una cosa importante che voglio dire, tutte queste esercitazioni vengono principalmente fatte dai ragazzi all'interno delle ore a disposizione. Il corso viene vissuto come un laboratorio vero e proprio, quindi c'è una parte teorica e c'è una parte pratica di applicazione nella quale direttamente si mettono in pratica, appunto, in funzione le metodologie, i principi appresi. Professore, una domanda allora mi viene in mente. Occorre una formazione pregressa, voglio dire, ma anche una certa manualità, o ad esempio anche dei ragazzi che non hanno frequentato il liceo artistico e che quindi non sanno fare il disegno dal vero possono acquisire? No, assolutamente, anzi questo è un punto di riferimento importante, un vanto per l'ISEA di Pescara. Devo dire che tutti quanti i corsi, non soltanto quello di disegno, riescono davvero, attraverso una grande collaborazione, a creare un laboratorio molto formativo per i ragazzi, quindi non si avverte tanto questa discrepanza di formazione, e ve lo posso anche dimostrare. Tra poco vi faccio vedere alcuni esempi delle esercitazioni fatte dai ragazzi. E davvero tra questi esempi che vedrete, soltanto alcuni, una piccolissima percentuale, sono stati fatti da studenti provenienti da scuole d'arte. Condivido un attimo lo schermo. Magari. Professore, poi le anticipo anche un'altra domanda. Quest'anno abbiamo avuto la brutta esperienza del Covid che ci ha chiusi in casa. Come ha risolto lei questo problema del laboratorio fatto da casa? Penso diciamo agli esercizi che gli studenti comunque hanno dovuto ottenere, e anche agli strumenti, diciamo i colori. Come avete risolto questo problema? Allora, quello che state vedendo a video è una foto scattata durante il corso, nei primi mesi del corso, quindi pre-Covid. Ovviamente era una situazione ideale per lavorare, dove l'interazione tra i ragazzi era uno degli aspetti fondamentali per la gestione del corso, oltre che con il docente, ovviamente. A casa la situazione è stata più difficile all'inizio, però poi è stata anche ricca di stimoli. Io come docente mi sento sicuramente cresciuto, ma penso di poter dire lo stesso anche per i ragazzi. Nella gestione delle esercitazioni abbiamo ovviamente utilizzato gli strumenti che l'ISEA ci ha messo a disposizione, quindi abbiamo lavorato
online attraverso il computer o con il telefono, quindi la webcam riprendeva il foglio di lavoro e io in diretta streaming davo delle indicazioni ai ragazzi. Per quanto riguarda gli strumenti, ovviamente i ragazzi hanno avuto delle difficoltà a reperire gli strumenti, quindi ci siamo reinventati tantissime tecniche. Ad esempio abbiamo lavorato con, non so, con il caffè, piuttosto che con altri prodotti coloranti che possiamo trovare a casa. Tante volte i ragazzi magari non avevano la carta giusta, quindi io stesso ho consigliato di utilizzare carta per pacchi, carta per i modelli, quelli sartoriali, carta con la quale si va ad imbustare il pane. Quindi ci siamo davvero reinventati tante tecniche e questo è stato un aspetto davvero stimolante. Quindi vi farò vedere nella seconda parte di questo colloquio, di questa presentazione, anche alcuni esempi per quanto riguarda l'esame. Ecco, quelli elaborati, sappiatelo, sono stati svolti integralmente a casa e in parte con materiali di recupero. Ora, venendo alle esercitazioni, qui potete vedere, noi durante le esercitazioni mettiamo sempre degli oggetti di riferimento, quindi questi oggetti ci servono per far familiarizzare i ragazzi con il disegno, quindi sono degli oggetti interessanti dal punto di vista del design, della forma, della geometria, del colore ovviamente. E qui vedete uno dei nostri allievi che si cimenta con la rappresentazione. Ovviamente noi ci concentriamo sia su una rappresentazione generale del prodotto, sia sullo studio dei dettagli, aspetto fondamentale. Ecco, direi che una delle cose più importanti, degli obiettivi più importanti da raggiungere, è proprio quello di riuscire a scomporre l'oggetto per comprenderlo meglio, ed è quello che si chiede poi a un progettista a qualunque livello. Ancora altri esempi. Vedete, anche sugli strumenti, tante volte, sebbene io stesso come docente davo indicazione su strumenti di una certa qualità, a volte anche con degli strumenti più poveri di uso scolastico si riescono comunque ad ottenere dei risultati di qualità degli acquerelli. E questi esempi che state visionando sono stati poi svolti dai ragazzi nei primi mesi di esercitazione. E vi ripeto, la maggioranza di questi non provengono da scuole d'arte. Ovviamente raggiungere questo livello richiede un po' di esercizio. E devo anche dire che i ragazzi si sono anche molto appassionati, quindi è evidente, è scontato che un maggiore esercizio a casa comporta poi una maggiore qualità e maggiori progressi. Ecco, questo è un altro esempio. Ovviamente noi lavoriamo spessissimo con il disegno del vero, ma in molti altri casi, quando gli oggetti sono più ingombranti, come il caso delle automobili, è chiaro che per forza di cose dobbiamo basarci su un supporto fotografico, ma questo non è qualcosa di riduttivo, anzi, una delle conoscenze che si richiede di sviluppare ai ragazzi è proprio quella di riuscire a studiare la geometria anche a partire da alcune viste di riferimento. Ci sono altri esempi con tema similare, vedete diverse mani, perché i ragazzi sono diversi, quindi risultati anche molto differenti l'un l'altro. Tra l'altro vi dico che l'applicazione del colore, piuttosto che del chiaroscuro, dà dei risultati molto interessanti. Spesso parliamo anche di primi esercizi in assoluto fatto dai ragazzi nella loro propria carriera per quanto riguarda la grafica e il disegno, quindi vi posso dire che è una materia che appassiona molto e che poi stimola anche ad eventuali altri approfondimenti. Ecco, di queste immagini che vi ho fatto visionare, soltanto un paio di ragazzi provengono da scuole d'arte. Ovviamente ci sono delle tecniche anche molto diverse, dei risultati molto diversi, non tanto in termini di qualità, ma proprio per il diverso stile che ciascuno poi riesce a prendere. Quello che posso dire è che già nei primi mesi si riesce tranquillamente a raggiungere risultati come questi che state visionando.
Professore, questi elaborati che abbiamo visionato sono già elaborati d'esame, immagino? No, Stefania, questi non sono elaborati d'esame. Questi elaborati sono in realtà degli esempi, delle esercitazioni che vengono svolte durante il corso. Ovviamente, come dicevo all'inizio, abbiamo una piccola parte teorica e poi una parte di approfondimento in aula, che in parte poi a seconda dell'esercizio che viene svolto viene anche compiuta a casa, però davvero in piccolissima parte. Invece per l'esame abbiamo degli altri esempi che vi faccio visionare. Ecco, potrei prendere alcuni temi qui. Allora, per quanto riguarda l'esame, in genere io ho sempre chiesto una tavola 50x70 con l'elaborazione del tema prescelto, in questo caso un'automobile. Quest'anno con il Covid è stato un caso particolare per via soprattutto del materiale utile al disegno, quindi siamo stati un po' più liberi e di conseguenza molti ragazzi hanno scelto al posto della tavola unica di creare una serie di tavole, 4-5 tavole, dove andare a sviluppare il tema. Diciamo che per l'esame ogni ragazzo sceglie un tema di una certa complessità e questo tema viene indagato sia nei caratteri di geometria di massima che nei dettagli. Qui vediamo quest'auto ben sviluppata da uno dei nostri allievi, Alberto, e qui potete vedere lo studio, quindi chiaramente l'oggetto, l'automobile, viene indagata da più punti di vista, cercando di mettere in pratica le nozioni apprese anche negli altri corsi, in primis quella di geometria descrittiva, utilissima per quanto riguarda la familiarità con i metodi di rappresentazione, ma c'è molto di più, c'è lo studio del colore, la rappresentazione realistica delle riflessioni e tutto quello che occorre per dare una rappresentazione di qualità e compiuta del nostro prodotto. Ovviamente ai ragazzi in sede di esame viene anche chiesto di sviluppare alcuni dettagli. In questo caso i dettagli ne erano davvero tanti, quindi abbiamo fatto una scelta, ci siamo concentrati su alcuni particolari della scocca esterna e poi anche su alcuni dettagli della plancia interna dell'automobile. Ci sono ovviamente altri esempi. Ecco, c'è ad esempio questo esempio molto interessante fatto da un altro dei nostri ragazzi, Francesco. Qui abbiamo indagato una bicicletta. Ovviamente ci sono degli esempi come questo che sono stati sviluppati con degli oggetti reali. In questo caso Francesco possedeva realmente questa bici, quindi essendo il tema interessante ho io stesso consigliato di studiarlo ancora, perché il disegno diretto offre tante alternative in più. Quindi anche in questo caso, vedete, partiamo con una tavola introduttiva dove c'è la descrizione del tema, l'inquadramento, per arrivare poi a un esploso che per noi è fondamentale per comprendere la componentistica del nostro oggetto, e questo è un aspetto di cruciale, primaria importanza, perché ci aiuta proprio ad indagare al meglio tutte le caratteristiche fondative di un progetto di qualunque natura. Anche qui ovviamente ci sono dei dettagli analizzati con diverse tecniche e poi in questo caso Francesco ha anche aggiunto alcuni disegni molto interessanti, devo dire, che attengono proprio all'usabilità dell'oggetto, in questo caso della bicicletta, per chiudere la sua serie di tavole. Ne abbiamo poi anche degli altri molto differenti, ad esempio, non so, sempre sul tema delle automobili abbiamo un altro ragazzo, Giuseppe, ha scelto un'altra auto. Vedete, gli stili sono molto diversi, in questo caso Giuseppe ha utilizzato delle tecniche differenti, quindi non Pantone ma pastelli. Quelli erano gli strumenti che avevamo a disposizione. Anche qui ovviamente andiamo a scomporre l'automobile in quante più parti ci è possibile, perché questo ci aiuta a conoscere meglio il progetto. E qui abbiamo poi delle prospettive che ci danno un'idea generale del... Complimenti, sono disegni eccezionali. Sono ragazzi del primo anno.
Allora, i ragazzi sono stati sicuramente bravi, però posso dire che quando c'è passione non è difficile raggiungere questi risultati. Quindi anche per compito, chi non sa disegnare. Anche per chi non sa disegnare lo posso testimoniare in prima persona, anzi dico che poi l'apporto del docente è un apporto tra virgolette marginale, quindi all'inizio i ragazzi vanno instradati, però poi quando c'è passione l'insegnante si limita davvero a fare da supervisore, perché davvero con una certa scioltezza poi i ragazzi vanno ad indagare altri temi, addirittura a proporre argomenti nuovi, nuove tecniche. Quando c'è la passione di fondo si riescono a fare tantissime cose. Vi posso dire tra l'altro che questi esempi ne sono davvero solo alcuni, ce ne sono tanti altri. Qui avevamo un altro ragazzo, Luca, che era appassionato di musica, e anche lui ha proposto un tema molto particolare, ma per noi la cosa importante è scomporre, studiare l'oggetto, quindi un'automobile, una sportiva, piuttosto che uno strumento musicale, non è qualcosa di importante. L'interessante è la metodologia impiegata per studiare questi oggetti, e come vedete anche in questo caso c'è un'analisi davvero molto dettagliata, ma ci sono davvero tanti altri esempi. Ve ne faccio vedere un ultimo per chiudere questa presentazione. Ad esempio abbiamo un altro ragazzo molto in gamba, Andrea. Lui è appassionato come altri di automobili, chiaramente non potevamo avere un oggetto come questo a disposizione, però lui aveva un modellino in scala a casa, e per i nostri fini forse il modellino è anche più efficace, perché ovviamente permette una rotazione del modello 3D immediata, più gestibile, e di conseguenza c'è anche più facile andare poi a studiare meglio le varie componentistiche. In questo caso lui ha scelto il bianco e nero con degli strumenti, vi assicuro, molto poveri, sia come rappresentazione, sia come supporto cartaceo, sia come pennino. Quindi io stesso come docente sono rimasto stupito di quanto le necessità purtroppo indotte dal Covid abbiano poi stimolato le capacità tecniche, organizzative e anche creative dei ragazzi, quindi non posso che esserne contento. Ecco, questi sono soltanto davvero alcuni esempi, ma vi ripeto, ce ne sono tanti altri, ci sono tanti altri esempi che potrei fare di esercitazioni, altri esempi per quanto riguarda gli esami e tanto tanto altro, ma nell'ambito del corso davvero avremo possibilità di approfondire questi aspetti e di crescere insieme. Poi un'ultima cosa, è ovvio che il tema è scelto varia di anno in anno, quindi quest'anno abbiamo avuto una certa concentrazione di oggetti meccanici, di automobili in particolare, ma questo diciamo che dipende un pochettino dall'annata, quindi dal mood sostanziale del gruppo studenti, ma anche dei temi che vengono introdotti in altri corsi con i quali ovviamente cooperiamo. Professore, grazie e complimenti a lei soprattutto. Devo grazie. Dire, segue grazie, con Stefania. Grande passione, io posso testimoniare che ho visto portare in facoltà una serie di oggetti, di oggetti anche diciamo ingombranti per studiarli e scomporli insieme, quindi sicuramente sono il frutto di un grande impegno anche da parte sua. Risultati eccellenti, eccezionali, e devo dire che spero non spaventino quanti non abbiano mai avuto la possibilità di usare la matita, ma io in effetti posso testimoniare questo. Molti ragazzi non conoscevano nemmeno la differenza tra una matita morbida e una matita dura, e ritrovare questi nomi che sono stati poi in effetti capaci di ottenere queste tavole tecniche mi ha veramente sorpreso, commosso, perché in un solo anno sono stati in grado di apprendere tecniche e di imparare ad usare forse diciamo un qualcosa che possedevano in qualche modo, un talento. Una cosa che posso dire è che quanti ovviamente decideranno di unirsi al nostro gruppo daremo, penso, tutti noi docenti una dimostrazione pratica, perché in genere
Nella prima lezione, previa disponibilità dei ragazzi e anche degli altri colleghi, io cerco sempre di proporre una presentazione dei lavori da parte dei ragazzi degli anni passati, quindi con molto piacere vi farò vedere le tavole iniziali, quindi da dove siamo partiti, e ovviamente queste sono le finali, quindi già le conoscete, e questo serve proprio per rincuorarvi, per darvi sicurezza sulla raggiungibilità degli obiettivi perseguiti, a patto ovviamente, ripeto, di avere una certa passione, perché poi quella è il motore, il volano che porta l'impegno. Grazie professore. Grazie a voi. Bene, professor Martella, adesso passiamo invece al corso di Computer Grafica 3, che è un corso del terzo anno, e le chiedo subito questo: quali sono le competenze che si possono acquisire con questo corso? Allora, perfetto, questo è un corso molto interessante che va nella parte terminale di quel ciclo formativo relativo alla computer grafica. In particolare ci occuperemo della modellazione poligonale e del rendering fotorealistico. Cosa si intende per modellazione poligonale? È un tipo di modellazione per alcuni aspetti meno precisa rispetto a quella NURBS utilizzata in altri corsi di computer grafica, però è il metodo di riferimento per creare i contenuti per il web, anche per il cinema, per l'animazione. La modellazione poligonale è la stessa metodologia che viene impiegata in software di assoluto prestigio, come per esempio Maya, piuttosto che Softimage, Cinema 4D, Blender, eccetera. Quindi è un metodo sicuramente importantissimo che i nostri ragazzi devono conoscere per inserirsi nel mondo del lavoro con un background completo. Quali sono gli argomenti principali di approfondimento e come si articola il corso? E poi le chiedo, ci sono anche degli esempi che facciano comprendere meglio i risultati raggiunti dai ragazzi negli anni precedenti? Certo, condivido un attimo lo schermo perché sicuramente ci sarà di aiuto per comprendere meglio. Bene, questo è un riferimento di un modello sviluppato nell'ultimo anno di Computer Grafica 3, e uno dei nostri ragazzi ha sviluppato un modello, come potete vedere, anche estremamente complesso. Ecco, la modellazione è l'argomento principale che verrà affrontata nella prima parte del corso, quindi ci saranno una serie di nozioni teoriche, poi molta pratica per arrivare a costruire modelli estremamente complessi come questo, quindi modelli di questo tipo. Nella seconda parte del corso, invece, noi abbiamo la possibilità di approcciarci al rendering, quindi andremo sostanzialmente a dare tutta quanta una serie di nozioni per arrivare a costruire immagini di assoluta qualità. Qui vi faccio scorrere alcuni esempi sviluppati nell'ultimo anno. Il tema è un tema libero che ovviamente viene in precedenza concordato con il docente. E come potete osservare da queste immagini, se la modellazione è una modellazione di qualità ben costruita, poi sarà anche molto facile e agevole riuscire a costruire immagini anche molto realistiche come queste. Immagini sostanzialmente non distinguibili da una fotografia, questo è il nostro obiettivo. Naturalmente queste immagini come tipologia traggono anche ispirazione da quelli che sono stati i progetti dei ragazzi negli anni passati, o magari progetti che si trovano in una situazione di work in progress, quindi cerchiamo sempre di collaborare, di dare una mano anche con le altre discipline di indirizzo. Quindi qui potete vedere anche modelli estremamente differenti l'uno dall'altro. Si tratta di oggetti completamente modellati e poi renderizzati con le conoscenze apprese all'interno del nostro corso. Ci sono anche ragazzi che magari vogliono approfondire degli argomenti un po' diversi, in questo caso è un oggetto, non
proprio pertinente alla modellazione del design di prodotto, però visto che il nostro scopo è quello di modellare e non dimentichiamo che il nostro percorso comunque si riferisce anche alla comunicazione, io do sempre una certa libertà ai ragazzi di approfondire gli argomenti che a loro più interessano. Questo sempre nell'ottica di andare a veicolare la passione dei ragazzi, perché dove c'è passione, lo dico sempre in tutti i corsi, poi l'impegno viene quasi in automatico. Anche in questo caso altri esempi, una tavola da skate, quindi modellata e renderizzata all'interno di Cinema 4D, e anche qui magari i ragazzi che hanno la passione della musica e quindi hanno voluto riportare questa passione anche all'interno del corso, quindi anche qui potete vedere modelli estremamente complessi e realistici che vengono comunque costruiti con le conoscenze apprese nell'ambito del corso. Quelle che avete visto fino a questo momento sono immagini singole, ovviamente poi per quanto riguarda l'esame c'è un lavoro diverso. Professore, ci sono degli esempi sulla prova d'esame, degli elaborati ottenuti poi dagli studenti? Certo. Queste immagini, vi ripeto, che avete visto fanno parte degli elaborati d'esame, ma non le rappresentano in modo completo. Per darvi un'idea più completa vi posso dire questo. Noi, oltre alla modellazione e alla parte poi di rendering per avere una simulazione davvero realistica, chiediamo ai nostri ragazzi di andare a sviluppare anche un concept, quindi da raccogliere in queste slide, che adesso vi illustrerò. E queste slide servono per raccontare l'intero processo creativo, come è stato affrontato, sia dal punto di vista del metodo, sia dal punto di vista delle tecniche. In questo caso avevamo uno studente, Matteo, che ha studiato queste cuffie, davvero molto belle, e come potete vedere qui Matteo ha raccontato tutte quante le fasi del suo lavoro, quindi dallo studio dell'oggetto scelto e i sistemi impiegati per andare a modellare gli oggetti, quindi come partire da primitive elementari fino ad arrivare poi a oggetti dal punto di vista geometrico più complessi, senza tralasciare ovviamente nessun dettaglio, anche le forometrie, le smussature, di cui tutti quanti gli oggetti nella realtà sono pieni, quindi sono elementi assolutamente fondativi per arrivare a un modello davvero di qualità e soprattutto realistico. La renderizzazione davvero realistica è una conoscenza che io definirei senza alcun timore una conoscenza chiave per inserirsi in modo corretto nel mondo del lavoro. È una conoscenza richiesta sia per presentare progetti, sia per lavorare con le aziende, sia per offrire consulenze a vario titolo, quindi è un aspetto sul quale davvero lavoriamo molto. Vi faccio scorrere anche con una certa velocità per darvi un'idea generale di quella che è il ciclo di lavoro. Poi, come vedete, esaurita la parte di modellazione, arriva una seconda fase dove i ragazzi vanno a studiare in modo più dettagliato la parte di fotografia, di composizione. Non dimentichiamo che qualunque rendering non è soltanto il frutto dell'applicazione di un algoritmo di un determinato software, ma è soprattutto il lavoro attento di una composizione fotografica, quindi i ragazzi comunque devono mettere in campo queste conoscenze per scegliere in modo corretto l'inquadratura, per calibrare ovviamente la scena, per dare il giusto peso, soprattutto per posizionare in modo corretto le fonti di luce. Quindi all'interno del corso parliamo tantissimo anche del concetto di luce chiave, luce di riempimento e molte altre tecniche di illuminazione che poi ci servono per ottenere risultati realistici. Questa è un'immagine, come potete vedere, di una certa qualità, dove andiamo a rappresentare il modello illuminotecnico, però non sono applicati i materiali. Questo è il primo step che tutti quanti i ragazzi sono chiamati a fare prima della progettazione dei materiali. Quindi quando le viste e la parte illuminotecnica sono pronte, i ragazzi poi verranno anche chiamati a progettare in modo attento i materiali, avendo un riferimento diretto con il mondo reale, questo è essenziale. Quindi ci sono materiali anche estremamente complessi, vengono progettati, in questo caso abbiamo utilizzato un software davvero
molto noto a livello mondiale che si chiama Corona. Corona Renderer è un software che è supportato da diversi altri software che lo gestiscono come motore esterno, e questo software permette di ottenere dei risultati davvero molto professionali. Ecco, fatto scorrere con una certa rapidità, queste sono le immagini finali. Come potete vedere, si tratta di immagini molto realistiche, non soltanto per quanto riguarda i materiali, ma anche per quanto riguarda l'inquadratura, la profondità di campo. Vedete quanta attenzione è stata posta anche per la progettazione accurata degli sfocati, quindi la scelta della lente fotografica corretta. Oltre a questo esempio ne potrei far vedere tanti altri, magari ne illustro soltanto un altro, magari non in modo completo, soltanto alcune slide. In questo caso avevamo questo orologio, abbiamo visto già prima nella presentazione alcune slide. Ci tenevo magari a farvi vedere alcuni elementi per quanto riguarda lo sviluppo della modellazione. Vedete, è una modellazione molto attenta, molto accurata. Questi sono alcuni esempi dei risultati finiti, quindi il processo è identico. Anche qui c'è una scelta accurata delle luci, una progettazione accurata dei materiali. E queste sono alcuni rendering, alcune sequenze ottenute attraverso Cinema 4D, in questo caso è Corona Renderer. Ecco, l'obiettivo principale del corso è proprio quello di permettere a tutti i ragazzi di rappresentare in modo davvero realistico, compiuto, quello che è il loro progetto, piuttosto che quella che potrebbe essere magari un'eventuale commessa da un'azienda esterna, perché non dimentichiamo, spesso ci sono proprio richieste per una rappresentazione realistica di progetti, di ambientazioni e quant'altro. Ricordiamo anche che ad oggi la quasi totalità dei cataloghi, più o meno di tutte le aziende di un certo livello, vengono elaborati digitalmente. Grazie professore. Grazie a voi Stefania. Allora, siamo con il professor Martella, il quale ci parlerà del corso che tiene nel biennio specialistico di modellazione digitale del progetto. Al professore voglio rivolgere questa domanda prima di tutto. Cosa caratterizza questo percorso ed in che cosa è diverso dai corsi di computer grafica che gli studenti hanno già affrontato nel triennio? Ok, anzitutto dico subito, questo è un corso di alta specializzazione nella materia della computer grafica, ovviamente sono approfonditi tutti i concetti abbastanza evoluti. Cosa differenzia questo percorso rispetto agli altri di computer grafica? Ma direi soprattutto, oltre alla complessità dei contenuti trattati, che ovviamente è di un livello assolutamente diverso da quella affrontata nel triennio, però abbiamo anche un altro aspetto. Nel triennio ci occupiamo di più di una serie di problematiche legate alla modellazione e alla renderizzazione di un prodotto, quindi parliamo di oggetti di piccola scala. Invece in questo corso ci occupiamo della modellazione, renderizzazione, una piccola parte è dedicata anche al compositing, però ci occupiamo non di oggetti di piccola scala, ma di ambientazioni vere e proprie, quindi cambiamo completamente la scala di lavoro. E cambiando la scala di lavoro cambiano anche le problematiche, di conseguenza gli argomenti affrontati sono anche poi studiati in maniera diversa, perché le variabili sono differenti. In quali ambiti è sfruttabile il bagaglio di conoscenze acquisite e, se possibile, ci fa comprendere meglio il percorso di formazione con degli esempi? Certo, gli ambiti ovviamente sono tra i più diversi. E magari per capirli meglio sicuramente sarà utile guardare delle immagini, quindi degli esempi fatti dai ragazzi nel corso degli anni. Condivido lo schermo.
Allora, come già vi anticipavo in precedenza, i ragazzi in questo caso sono chiamati a ragionare in una scala completamente differente, quindi vengono scelte delle ambientazioni ipotetiche che poi vanno ricostruite. In questo caso abbiamo uno dei ragazzi, tra l'altro uno dei ragazzi uscenti quest'anno, Adeo, che ha sviluppato la rappresentazione in 3D di questo meraviglioso progetto di Louis Kahn. E la partenza è una partenza da una fotografia, quindi partiamo da una fotografia con l'obiettivo di andarne a studiare tutte quante le peculiarità, sia dal punto di vista dei materiali, sia dal punto di vista della geometria, sia dal punto di vista dell'illuminotecnica. Ovviamente è importante anche dire che scene che hanno una certa dimensione in termini di scala spesso rappresentano anche una vera sfida per dei computer non particolarmente potenti. Di conseguenza, in questo percorso vengono proprio illustrate tante metodologie per snellire il flusso di lavoro. Qui abbiamo un altro esempio di un progetto di Carlo Scarpa, sviluppato da un'altra delle nostre studentesse, Nicole, se non ricordo male, e anche qui lei è partita da una stessa reference fotografica. Allora, sviluppare immagini di questo tipo hanno molteplici vantaggi dal punto di vista della professione. Come già abbiamo detto anche in altre presentazioni, sono ormai moltissime le aziende che presentano i loro progetti, i loro prodotti e prototipi su catalogo, quindi queste cose vengono fatte in digitale, senza una realizzazione vera e propria. Di conseguenza la possibilità di andare a rappresentare in modo assolutamente verosimile, fotografico, un progetto, un'ambientazione è una conoscenza chiave e di conseguenza i ragazzi possono, per esempio, trovare possibilità di lavoro, di consulenza, di collaborazione, sia con delle aziende, sia con degli studi, non soltanto studi di progettazione, ma anche studi di grafica di un certo livello, o magari aziende che sviluppano contenuti per il web, per il cinema. Non dimentichiamo che sono conoscenze molto specifiche, quindi i ragazzi non devono avere un preconcetto sbagliato, ovvero quello di dover saper fare tutto. La conoscenza nell'ambito della computer grafica è una conoscenza molto vasta, quindi occorre avere delle conoscenze molto specifiche di settori il più possibili ristretti, soltanto così si riuscirà poi ad avere una certa competitività anche sul mercato. Ora vi faccio vedere uno degli esempi per gli esami. Vedete, ho preso in riferimento proprio questo progetto di Scarpa e in questo caso Nicole è partita da una serie di reference fotografiche, come vi dicevo prima, quindi la reference è un aspetto fondamentale prima di qualunque processo di modellazione o di rendering. E con la reference il primo compito è proprio quello di andare a calibrare il modello su una base fotografica, quindi fare in modo che la prospettiva e gli oggetti modellati vadano poi a collimare con la fotografia reale. E questo è un aspetto fondamentale per andare poi a gestire tutto quanto il lavoro. Poi abbiamo una parte di modellazione, una modellazione non scontata, spesso una modellazione generativa, che ha una sua complessità, però questa tipologia di modellazione permette delle modifiche che poi vengono riverberate su tutti quanti i cloni, quindi è una modellazione che ha dei vantaggi straordinari e di conseguenza il maggior lavoro che c'è nella parte iniziale poi viene ampiamente ripagato nella gestione. È anche una tipologia di modellazione molto richiesta negli ultimi anni, quindi non ci accontentiamo più soltanto di modellare, ma ci serve anche un modello di estrema qualità, altamente generativo, altamente scalabile, riconfigurabile, modificabile con pochi clic. Quindi sono tutti aspetti che cerchiamo di studiare in dettaglio nell'ambito di questo corso. Ecco, qui potete vedere i vari elementi della modellazione. Anche in questo caso abbiamo un impiego molto spinto dei modificatori, quindi partendo da geometrie con una certa direzionalità, l'impiego dei modificatori permettono per esempio di piegare alcune parti della geometria. Anche gli oggetti e altri dettagli non vengono lasciati al caso e come vedete cerchiamo di modellare nel massimo dettaglio possibile, non trascurando smussature, non trascurando dettagli per arrivare poi a un progetto davvero completo.
Nella seconda parte vengono riaffrontati i materiali. I materiali ovviamente vengono studiati a partire da una reference più o meno corposa e poi vengono ricostruiti attraverso il motore di rendering che viene scelto. E noi in genere lavoriamo sempre con un sistema a nodi. La progettazione dei materiali basata sui nodi è attualmente quella più complessa disponibile, quindi è una progettazione sostanzialmente come metodologia presente in quasi tutti i motori di rendering su scala mondiale. E quando la progettazione dei materiali viene conclusa, ovviamente cerco di far scorrere con maggiore rapidità. Vedete, ci sono i vari legni, materiali lucidi. Ecco, poi abbiamo un'altra parte fondamentale che è quella di progettazione illuminotecnica, assolutamente non banale perché i ragazzi devono cercare di comprendere a fondo qual è il setup illuminotecnico presente nella fotografia originale, quella che abbiamo utilizzato come reference. E poi c'è la parte del rendering, quindi questo è un esempio del risultato finale che vi facevo vedere già prima. Vi faccio anche notare che non trascuriamo nemmeno alcuni fenomeni fisici, come per esempio quello del bagliore e della diffusione della luce. Come potete notare, questa luce ha anche un certo corpo, una certa volumetria, che viene gestita attraverso una serie di comandi, di variabili, che servono proprio ad ottenere una maggiore verosimiglianza del rendering rispetto a una fotografia reale. Ovviamente i ragazzi poi in sede di esame sono anche chiamati a una prova vera e propria dove devono anche dimostrare le capacità conseguite nell'ambito del corso, quindi con una prova studiata ad hoc. Complimenti professore a lei e ai suoi studenti. Ma grazie, ma lo dico sempre, a costa di essere davvero noioso e ripetitivo, quando i ragazzi sono ragazzi motivati è sempre facile raggiungere dei buoni risultati, quindi ringrazio, lo do io ai ragazzi, perché poi in ogni corso anch'io come docente ho la possibilità di apprendere cose nuove e questo non può che fare piacere. Buongiorno, buongiorno alla professoressa Claudia Ciccotti, docente presso l'ISEA di Pescara di Teoria della Forma al secondo anno del triennio in Design del Prodotto e della Comunicazione e sempre nello stesso anno del corso di Modellistica. Diamo il benvenuto anche alla nostra studentessa Eleonora Nanni. Lascio a voi la parola per darvi modo di spiegare quelli che sono i temi e gli obiettivi dei corsi che la stessa Eleonora ha seguito quest'anno con la professoressa Claudia Ciccotti. Grazie. Grazie Stefania. Allora, professoressa, buongiorno. Innanzitutto vorrei che anche chi vuole avvicinarsi in ISEA capisca cosa significa teoria della forma. Allora, grazie della domanda. Allora, anzitutto affrontare con gli studenti del secondo anno un corso che possa metterli direttamente a contatto con quella che è la realtà non solo della progettazione ma anche della produzione, significa necessariamente passare attraverso determinati argomenti e dinamiche. Non si può prescindere tutto dalla forma, no? Tutto nasce dalla forma e dalla funzione. Design è forma e funzione insieme, altrimenti fosse solo forma sarebbe arte. Quindi il ruolo del designer è quello di fondamentalmente risolvere i problemi che si possono incontrare nell'utilizzo di determinati prodotti, quindi cercare di migliorare la qualità della vita delle persone.
Teoria della forma e contestualmente il laboratorio di modellistica di cui sono docente quest'anno al secondo anno, come sai appunto, Eleonora, avendo tu seguito entrambi i corsi, avendo sostenuto entrambi gli esami, a questi due corsi ho cercato di dare un senso collegandoli in qualche maniera e attraverso un'esperienza per voi spero importante e formativa con l'incontro con una realtà aziendale e leader internazionale nel settore del contract per gli uffici e in espansione anche su altri contesti di produzione. Quindi il nostro incontro con la LAS Mobili Uffici è partito con un loro cordiale e cortese appuntamento con noi in Isia Pescara. Abbiamo cercato di conoscere quello che è il mondo della realtà di produzione di una grande azienda che opera da decenni appunto a livelli di inclusione internazionale nel panorama della produzione appunto di uffici e capire quelli che sono comunque tutte le dinamiche che muovono la realtà aziendale a partire da quello che può essere un'analisi di mercato, quindi le idee dei creativi fino a trasformarle via via attraverso una serie di giusti e adeguati compromessi in un prodotto finito. Ovviamente la panoramica che ci è stata offerta dal dirigente della LAS che è venuto in Isia da noi è stata poi affrontata con una maggiore una maggior ampiezza quando siamo stati noi a ricambiare l'incontro con loro direttamente presso la loro sede, dove abbiamo potuto avere una lezione a tutti gli effetti su quello che è questo processo che va dall'idea alla produzione grazie al responsabile dell'ufficio ricerca e sviluppo e quindi abbiamo visitato gli stabilimenti. L'obiettivo qual era? Che cosa mi sono prefissata e qual era il tipo di esperienza che ovviamente, fermo restando tutta la parte di teoria che noi abbiamo affrontato, sentendo dalla viva voce dei grandi maestri del design, il loro approccio alla forma, quindi fatta salva tutta questa parte che chiaramente è formativa dal punto di vista culturale per lo studente, l'obiettivo pratico che mi sono prefissata con voi è stato quello di mettervi a confronto con le esigenze dell'azienda. L'azienda ha espresso fondamentalmente un interesse verso la realizzazione, cioè verso la sfida con voi su due temi. Il tema dell'ufficio operativo, che è un tema sul quale loro gradiscono avere anche da parte vostra un riscontro in termini di idee, di proposte, e che abbiamo affrontato per teoria della forma, mentre per il laboratorio di modellistica abbiamo affrontato il modulo parete, di cui appunto anche per questo sono leader nel mondo per la produzione appunto di moduli parete, e con l'accezione ovviamente di pareti attrezzate che possano essere non solo per uffici ma anche per ambientazioni di altro tipo appunto quelle domestiche. E quindi abbiamo affrontato fondamentalmente questi due temi. L'approccio parte necessariamente sempre dalla ricerca, quindi fatta tutta una prima parte di teoria in cui abbiamo visto i grandi maestri e dal loro viva voce abbiamo ascoltato i loro approcci verso la forma, poi abbiamo fatto anche delle lezioni monotematiche su alcuni argomenti che
ritengo importanti, ma anche l'uso della luce, determinate forme particolari e anche come queste sono state affrontate su campi paralleli tra loro, che spesso si intersecano, come non solo dal punto di vista del design, ma anche dal punto di vista dell'arte. E quindi, per tornare, diciamo, a quello che poi è stato a tutti gli effetti l'oggetto del vostro lavoro, abbiamo lavorato appunto sulla progettazione dell'ufficio operativo, e quindi divisi in gruppi voi avete affrontato, devo dire, con grande io sono rimasta piacevolmente colpita da tutta la classe, perché nonostante il periodo di difficoltà che tutti noi ci siamo trovati ad affrontare, compresa ISIA ci ha dato le giuste coordinate per poterci muovere, e noi ci siamo adattati in maniera flessibile, noi docenti, ma anche gli studenti si sono saputi adeguare, e probabilmente, nonostante la difficoltà, qualcosa di positivo è uscito, oltre al fatto che i lavori sono stati a tutti gli effetti, secondo me, di buon livello, anzi qualcuno direi anche di livello eccellente. E, credo forse in questa modalità c'è stata l'occasione anche di ascoltare un po' di più le revisioni degli altri colleghi da parte vostra, per cui spesso si apprende anche diciamo, da quelle che sono le osservazioni che un docente fa ad un gruppo, no? Si assimilano, e in questa modalità, essendo tutti sempre collegati, e anche se le revisioni non riguardavano voi, però io vi ho visti sempre molto attenti alle revisioni di tutti, per cui penso che in qualche maniera questa modalità vi abbia anche un po' aiutato a maturare più velocemente il vostro progetto. Cos'altro posso dire? Che il nostro percorso, come ben sapete voi studenti, però mi fa piacere comunque comunicarlo, non finisce qui, perché noi adesso, con il materiale che abbiamo, ricambieremo la visita tornando, loro ci hanno lanciato una sfida, chiamiamola sfida, ovviamente in modo bonario, non è stato un guanto che ci hanno lanciato, ma una proposta, ecco, di vedere che cosa degli studenti al secondo anno sono in grado di immaginare, di pensare, di elaborare. Ritengo che i lavori siano interessanti, ciascuno di questi ha una sua peculiarità, per cui con grande piacere ho già avvisato che appena sarà possibile organizzare un nostro ritorno alla LAS, andremo con il materiale che abbiamo elaborato durante questo anno di corso a far vedere il risultato, diciamo, di questa proposta che loro ci hanno fatto, e credo in questa maniera si possa anche chiudere una specie di cerchio, e perché no, per voi potrebbe essere anche l'opportunità per farvi notare da un'azienda per uno stage formativo, perché oppure non si sa mai, per qualche altra cosa in futuro. Comunque credo e spero che per voi sia stata un'esperienza importante, perché vi ha messo direttamente a contatto con quello che è il mondo del lavoro, cioè nel mondo del lavoro ovviamente si parte sempre da una ricerca, da un'analisi dei fabbisogni, da quelli che sono i competitors sul mercato, per poi arrivare a fare una propria proposta che, partendo da un concept, arriva poi ad un progetto. Ovviamente non siamo a livello di progetto esecutivo, anche se siete arrivati ad un buon grado con ovviamente la definizione anche di tavole quotate, per cui non solo rendering, ma anche, diciamo, un'attenzione verso quelle che sono le misure del progetto. Detto questo, ovviamente rispetto al laboratorio di modellistica, dove l'obiettivo era quello di farvi realizzare un modello fisico, no? Voi lo scorso anno avete lavorato con me,
per il laboratorio di modellistica 1 e il tema dello scorso anno era appunto un set cinematografico nel quale vi siete molto molto divertiti. Io vi ho lasciato libertà assoluta di poter scegliere l'ambientazione, il vostro set preferito, scegliendo anche il genere cinematografico, il film. Ma questo perché? Perché volevo comunque trasmettervi l'informazione che un designer si può occupare davvero di tante cose, un professionista che opera nel campo del design. Anche di design di set cinematografici, quindi la figura del designer di set è una figura importante. Per cui, per passarvi questa informazione, ho voluto farvi, tra virgolette, affrontare e divertire nel tema appunto del set cinematografico, e voi avete realizzato dei modelli, partendo ovviamente dal modello di studio, che noi sappiamo appunto per arrivare al modello di presentazione ci sono diverse fasi, così come per la progettazione si passa dallo schizzo, che è, non è altro che, diciamo, la trasposizione di quello che è un'idea personale in un proprio linguaggio. Quindi lo schizzo è un linguaggio personale, non esiste uno schizzo bello, uno schizzo brutto. Spesso voi studenti erroneamente dite: ma professoressa, ho fatto uno schizzo brutto. Lo schizzo non è mai né brutto né bello. Certo, con una mano allenata si riesce ad essere in maniera sintetica molto efficaci ed incisivi. Però io non giudico mai se uno schizzo è bello o è brutto, perché è il linguaggio personale che l'artista, il designer, il progettista usa con se stesso per comunicare a se stesso l'idea da cui è partito. No? Il parallelo quindi io lo faccio con il modello di studio. Il modello di studio fondamentalmente cos'è? È quel modello che man mano che noi elaboriamo l'idea progettuale ci consente di valutarla tridimensionalmente dal punto di vista fisico, e quindi può essere realizzato con materiale povero, cartoncini, stuzzicadenti, pezzetti di legno. Non è importante con che materiale viene realizzato, e a volte devo dire la verità che spesso hanno, benché di materiali poveri e realizzati in maniera, diciamo, molto semplice, spesso sono fortemente evocativi. Poi c'è il modello di verifica e infine il modello di presentazione. Di verifica si spiega da solo, perché chiaramente è un modello che ci consente di verificare alcuni dettagli, oppure nel complesso, oppure scendere appunto, come dicevo, nel dettaglio di qualcosa se non siamo convinti che possa funzionare e quindi vogliamo verificarlo. Il modello di presentazione chiaramente è un modello diciamo che ha l'obiettivo di presentarsi, come quando si fanno dei bei rendering per un progetto, e quindi di essere in qualche maniera, di conquistare chi ci guarda. E devo dire che nella realizzazione di questi modelli siete stati particolarmente bravi, tant'è che insomma, li abbiamo lasciati a disposizione di ISIA proprio per farli vedere. Sono comunque ovviamente modelli realizzati da studenti del primo anno per un corso di sole 24 ore, per cui credo in qualche maniera che siamo stati tutti, diciamo, all'altezza, sia me come docente, ma questo dovreste dirlo voi, però mi rendo conto che voi avete fatto grandi, grandi cose per aver avuto solo quel tempo a disposizione per comprendere, anzitutto per comprendere e poi per realizzare. Quest'anno ovviamente le cose sono andate in modo diverso e ci siamo posti il problema su come poter diciamo aggirare o comunque fronteggiare l'assenza di quello che poteva essere alla fine il modello di presentazione, che comunque è chiaro era l'obiettivo del corso, no? E ecco perché ho puntato molto sulla parte di progettazione, anche perché voi, mentre per lo scorso anno in gruppo avete lavorato sul modello e anche potendo reperire del materiale agevolmente, materiale diciamo che
si può trovare soltanto acquistandolo, e quest'anno abbiamo avuto ovviamente il problema legato appunto al lockdown, alla chiusura di tutto, all'impossibilità di lavorare in gruppo insieme fisicamente, e quindi abbiamo avviato, nel senso che chiaramente abbiamo puntato molto su quello che è il progetto e quindi il modello tridimensionale, e quindi sui rendering, sulla parte di progettazione, e mi avete comunque elaborato dei modelli di studio reperendo il materiale in casa. In che maniera? Qualcuno si è dedicato al modello, soprattutto nella parte finale, e qualcun altro ha diciamo invece puntato di più sulla parte di renderizzazione. Quindi abbiamo chiuso, penso, e comunque i risultati dei vostri lavori, che vi invito a lasciare in ISIA e comunque a far avere ad ISIA, i risultati mi dicono che siete stati, diciamo, molto attenti e che avete chiuso dei buoni lavori, molto buoni anche per quanto riguarda il laboratorio di modellistica. Beh, la ringrazio, professoressa, visto che nonostante le difficoltà siamo riusciti a portare tutti quanti un ottimo risultato a casa. Un'altra domanda che volevo porle: quest'anno all'interno di SIA partirà anche un nuovo master che la tocca poi particolarmente da vicino, perché tratta una delle sue più grandi passioni. Di che cosa si tratta? Allora, grazie per la domanda, perché è vero, sì, questo master è un master in yacht design, è un master di primo livello, e sono molto onorata di esserne il coordinatore. È un progetto che è partito appunto con diciamo con ISIA tempo fa, sul quale abbiamo ragionato a lungo con la direttrice, con il presidente, e ovviamente volevamo anzitutto dare una risposta concreta proprio alla domanda di formazione nel settore della progettazione della nautica da diporto. Quindi perché io ho questa passione? Va bene, io mi sono laureata in architettura, ma sarò breve. Mi sono laureata in architettura e la mia tesi in disegno industriale per la nautica, quindi in progettazione nautica, con ho avuto come relatore il professor Vallicelli, che è uno degli yacht designer e architetti navali, diciamo, di fama internazionale. E quindi ho avuto questa opportunità di confrontarmi con una materia nuova, ecco, perché io anche quando parlo con voi lo dico sempre, no? Cercate di avere di utilizzare il tempo dello studio, il tempo universitario, per fare più esperienze possibili, perché quelle che saranno le vostre attitudini emergeranno e voi anche maturerete la vostra individualità, la vostra personalità come professionisti, proprio attraverso una gamma di esperienze più ampia possibile, no? Perché io mi sono ritrovata con la possibilità di frequentare un corso, che è appunto il corso di disegno industriale per la nautica, per il quale inizialmente pensavo, vabbè, lo faccio per curiosità, perché mi interessa sapere come funziona il mondo della nautica. In realtà poi questo corso è diventato, cioè è stato il seme per gettare le basi di qualcosa che nella mia vita professionale adesso ha un peso molto molto rilevante, sia perché sono consulente per il Salone Nautico Sottocosta e curo, diciamo, sono ideatrice e curatrice di tutto il Salone delle Idee e dell'Innovazione nella Nautica all'interno di Sottocosta, fondatrice del Premio Nazionale Design Nautico e di un premio destinato a, dedicato a, diciamo, alla carriera di alcune personalità della progettazione nautica che hanno portato nel mondo il buon saper fare e il buon gusto italiano. Non ci dimentichiamo che la nautica e soprattutto la parte di progettazione nautica nel mondo vede ai più alti livelli studi professionali italiani.
è un settore, come quasi tutti quelli del lusso, che difficilmente conosce difficoltà. Difficoltà, perdonatemi, però comunque la verità è proprio questa. Quindi è un'opportunità molto molto importante. C'è un bel fermento di ripresa per quanto riguarda i cantieri e quindi secondo me e secondo ISIA era importante poter offrire questa opportunità diciamo in una posizione geografica favorevole, quella adriatica del centro Italia, che potesse in qualche maniera fare da richiamo a quelle richieste che vengono dal punto di vista, cioè da un lato appunto dai cantieri e da tutto l'indotto che si occupa di nautica, dall'altro anche ovviamente da chi è interessato ad entrare in questo mondo come professionista. Per cui siamo partiti da questa analisi del fabbisogno per darci degli obiettivi, cioè l'obiettivo è quello di formare dei professionisti, dei giovani professionisti che possano essere inseriti, in che modo? Possano essere inseriti in grandi studi di progettazione, in cantieri, ma anche in tutte quelle aziende che operano nell'indotto e con vari ruoli, perché ovviamente noi affronteremo il tema della progettazione nautica sotto moltissimi aspetti e per questi e per ciascun aspetto abbiamo individuato professionisti che sono veramente all'apice nel loro settore. Io ne cito un paio perché ma solo per non anticipare tutto, abbiamo l'architetto Giovanni Ceccarelli di Ceccarelli Yacht Design diciamo Giovanni Ceccarelli è attualmente e il suo studio attualmente è uno degli studi più quotati a livello mondiale, progettista di barche per l'America's Cup, di tutte le barche più innovative che vengono presentate nei vari saloni internazionali, e presidente di Aspronadi, che è l'associazione dei progettisti di nautica da diporto di cui io sono appunto socio. E insieme a lui anche Franco Agnessi, che è un grandissimo architetto navale, e con loro molti professionisti che toccheranno quali aspetti? Dalle linee d'acqua fino al design di interni, all'interior design per la nautica, non solo a vela ma anche a motore, fino ai metodi di propulsione, alla fluidodinamica e anche alla parte legale appunto relativa alla progettazione nautica stessa. Quindi diciamo che i campi che noi toccheremo, la panoramica è molto vasta proprio perché l'intenzione è quella di fornire ai corsisti una preparazione complessa e completa che culminerà con un progetto. Ovviamente il corso terminerà con la consegna degli elaborati e i migliori corsisti avranno la possibilità di accedere ad uno stage presso o uno studio professionale molto, diciamo, tra quelli più quotati, oppure in cantiere. Faremo anche delle visite in cantiere proprio per poter affrontare direttamente sul posto, così come vi ho fatto fare in piccolo, ovviamente, visto che si trattava solo di un corso di studi, però abbiamo visitato la realtà aziendale iniziando, sebbene solo al secondo anno, a comprendere quella che il mondo del lavoro e le dinamiche che muovono delle scelte aziendali, perché purtroppo spesso accade che un professionista entri in qualche maniera in conflitto con quella che è la realtà di produzione. Invece conoscere prima la realtà di produzione, la linea di produzione e anche tutte quelle che sono le scelte pianificate dall'azienda fa sì che il progettista non vanifichi il proprio lavoro ma esegua dei lavori correttamente, no? Seguendo l'interesse dell'azienda. Ecco perché
io vi ho assegnato questi due temi, perché sono temi di interesse dell'azienda. Se noi avessimo progettato altro, probabilmente sarebbe stato fuori, diciamo, dai loro bisogni. Quindi penso di aver dato... Sì, professoressa, un'ultima domanda. Esattamente chi è che può accedere a questo corso, a questo master? Allora, anzitutto bisognerebbe aver fatto il triennio. Uh-huh. E, diciamo che questo master, quindi è un master universitario di primo livello e può consentire di avere un doppio titolo per chi lo affronta in ISIA, ad esempio, fa conseguire non solo appunto il titolo di master, ma anche il titolo di quarto anno, cioè di primo anno di specialistica. Per cui però ovviamente possono accedere a questo master anche da altre università, l'importante è aver fatto il triennio. Ok, grazie professoressa. Penso che è stata esaustiva, diciamo, in tutto quanto. Una sola cosa che ho dimenticato è importante, ovviamente, all'interno del corso di formazione, grande importanza verrà data anche ai software che vengono utilizzati, che poi devono essere, diciamo, quelli che costituiscono il linguaggio comune con cui il progettista dialoga con l'azienda. E ci può fare un esempio, ad esempio, di alcuni di questi software? So che ce ne sono tantissimi. Noi abbiamo un docente dedicato a questo, che diciamo, ha tutte le certificazioni necessarie per poter svolgere questo suo ruolo al meglio e nel vostro interesse.